Vi ringrazio tanto per essere qui quest'anno a Giovinazzo, ringrazio moltissimo l'organizzazione di conversazioni dal mare con Alessandro, la mitica Giulia che non vedo in questo momento, era impallata dal nostro grande fotografo che ringrazio moltissimo anche per la partecipazione. E magari se ci fa arrivare qualche immagine per tempo, così la utilizziamo già per i social in queste ore. Grazie a tutti. Cominciamo questo aperitivo. E per gli abitué degli aperitivi sanno che il momento importante non è questo in cui ci dobbiamo un attimo dilungare in parola, ma è quello in cui andremo finalmente a fare l'aperitivo, che come promesso ho fatto rinforzare anche quest'anno, per cui diciamo troverete diciamo lavoro per le vostre ganache. Detto questo, io comincerei subito. Qualcuno mi chiede: ma che dobbiamo fare, ma che dobbiamo dire? Quello che vi viene. Ciascuno di voi, a seconda di, avrà 3-5 minuti. Poi le nostre startup sono abilissime in questa attività, lo facciamo soprattutto per loro, perché hanno la possibilità di farsi conoscere da un pubblico un po' più ampio, anche di persone interessate. Lo facciamo per noi, per quanto vi dicevo prima, aperitivo, e poi perché davvero ci conosciamo, abbiamo la possibilità di compenetrarci un po' meglio e di sperare di fare qualcosa insieme, come ci piace. Con molti di voi appunto ci conosciamo anche su tanti altri versanti, e quindi questi aperitivi servono per mantenere verde quei legami, quei contatti, quelle relazioni. Detto questo, io comincerei a dare la parola a due nostri special guest: la nostra direttora Gianelisa Berlingerio, che è la direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico e di tante altre cose della Regione Puglia, che è un habitué dei nostri aperitivi. E di seguito invece Rodolfo Sardone, che anche qui molti di voi avranno già conosciuto e che non è un abitué dei nostri aperitivi, ma facilmente sì. Che sapete, stiamo facendo tante bellissime cose a Taranto grazie alla sua iniziativa splendida della Casa Tecnologie Emergenti Calliope di Taranto. E ho visto anche Feliciana, che adesso non vedo e che saluto molto caramente, senza la quale tutto non sarebbe stato così come oggi è. E chiaramente tutti invitati per l'aperitivo. Gianelisa, grazie innanzitutto. Ma grazie a te. Io farei un bel applausone al nostro professore Gianluigi De Gennaro, che quando si tratta di lavorare non mi chiama, ma se c'è l'aperitivo sì, perché sa che vengo di sicuro. E poi volevo capire insieme a te che sei biologo. Chimico biologico? Sei biologico, non sei artificiale, no? Perché si sono seduti tutti dal lato della sposa? Diciamo. Come mai, secondo te? Per l'ombra. Allora, detto questo, vi voglio raccontare un aneddoto recentissimo. Sabato scorso ero a Trani, quindi non lontano da qui, un altro splendido borgo marinaro della nostra Puglia, per il Festival di Radio 3. Mi hanno in particolare chiesto di parlare di Mare a Sinistra, che è la strategia regionale per l'attrazione dei talenti. La cosa che vi voglio raccontare non tanto la strategia, perché tanto i presenti la conoscono tutti benissimo, e molti di loro sono testimonial del Mare a Sinistra. Adesso ce l'abbiamo, il mare dietro l'abbiamo, però. Perché si chiama Mare a Sinistra? Perché quando andiamo via dalla Puglia in genere andiamo verso nord, quindi abbiamo il mare a destra. Il mare a sinistra è un invito a tornare, e quindi con il mare a sinistra entrare in Puglia. Questa cosa è piaciuta talmente tanto che oggi mi chiama Radio 1 per dire: no, vogliamo anche noi il mare a sinistra. E pensa, non erano nemmeno pugliesi, perché di solito così funziona, no? Che facciamo networking. Quindi quello che ogni tanto mi capita di sottolineare è che, al di là dei dati che sono sui giornali, ieri c'era una sottolineatura sui dati Svimez ultimi. Noi Svimez, io ho già dichiarato in altre sedi il mio amore per Svimez, che ha
la capacità di dare, di registrare i divari e con una capacità di qualificazione delle fattispecie, cioè lo spopolamento, che è un tasso che ci vede naturalmente in questo momento soccombenti, ma noi siamo sempre propositivi in questo senso, il motivo per cui è nato Mare a Sinistra, lo chiama desertificazione. Quindi tu parti da questo presupposto e naturalmente dovresti perdere le speranze. Eppure questa volta lo Svimez registra che sul quinquennio 19-24 la Puglia è la prima regione d'Italia per l'aumento di PIL, con un più 6,1 che è veramente significativo rispetto alla media nazionale che è più bassa, rispetto alla media europea che è più bassa, non vi dico quella del Mezzogiorno. Al di là di questi dati del più 77.000 occupati rispetto al 2019, del più a doppia cifra sull'export che ha fatto la Puglia nonostante la riduzione della produzione di Acciaierie d'Italia, che naturalmente è talmente importante che di solito incide in maniera determinante sul tasso di export della regione Puglia, e in questo momento, come a tutti noto, è in diciamo in record negativo di produzione, e nonostante questo il tasso di export cresce a doppia cifra. Ma non è nemmeno questo ciò che movimenta i desideri delle persone, perché noi, e su questo non per niente il professore indossa questa camicia rosa oggi, diciamo, no? E per invitarci a indossare, inforcare gli occhiali rosa per guardare la realtà, perché registrare i divari, come dicevamo prima, no? Contare i passi che ci mancano fino all'arrivo all'obiettivo è facile. Il punto è trovare la motivazione per farli, e credo che la Puglia in questi anni, più che questi numeri positivi, abbia espresso una certa, perdonatemi l'anglismo, diciamo, che non è una mia caratteristica, però ci sta, una certa coolness, un certo essere cool, essere fighi, che ha un ruolo importantissimo nell'orientamento soprattutto delle intenzioni di localizzazione dei giovani. Per cui sapere che se rimango, se torno, se arrivo in Puglia, trovo un ambiente adatto ai miei desideri sociali, al di là di quelli lavorativi, di quelli relativi per esempio ai servizi, alla sanità, al trasporto, alla scuola, è molto importante. E dal punto di vista della coolness, a mio avviso, le start-up rappresentano un fattore assolutamente dirimente. Un sacco di gente in alcune occasioni mi dice: vabbè, ma tutte queste start-up, va bene, siamo passati da 200 che ne avevamo nel 2018 a 700 nel 2022 in Puglia, con Tecnonidi, con Resto al Sud, con Nidi, con Estrazione dei Talenti, PIN, e adesso con il fondo di Equity. Sì, ma quanti posti di lavoro creano? Ma il tema non è il numero dei posti di lavoro creati dalle start-up, è il movimento, l'atmosfera, diciamo, la capacità di creare competenze, di attirare competenze, di creare relazioni. Beh, dal punto di vista delle relazioni, perché noi ci mettiamo in genere i soldini, qualche volta ci mettiamo l'accompagnamento, chi fa formazione, incluse le università, ci mette le competenze, per le relazioni lo specialista è il professor De Gennaro. Grazie, grazie. Allora, prima di dare la parola a Rodolfo, con cui stiamo facendo un sacco di cose, diciamo anche questa convivialità con cui ragioniamo con la direttora vi dà anche la percezione di questo sound che si è creato, a cui lei ha fatto riferimento adesso, cioè di questo ecosistema che abbiamo messo su, di questa bellezza, no? Adesso abbiamo fatto quell'evento splendido su Taranto dove la direttora è invidiosissima che non è venuta, è venuta Silvia, tu chissà se gliele faccio vedere le fotografie o no di quello che abbiamo fatto, abbiamo disegnato, abbiamo fatto cose bellissime, ci siamo fatti il bagno, insomma cose bellissime,
facciamo cose bellissime. Pertanto, come lei stava dicendo, non solo i pugliesi, ma tutto il mondo ci invidia sta bellezza. Abbiamo chiamato un sacco di venture per Taranto, sono venuti, hanno detto scusa, la prossima volta mi pago, cioè vengo io, cioè, non ti preoccupare, vengo io con le mie risorse, perché vengo, cioè, tu mi hai chiamato perché ti facessi un servizio e il servizio l'hai fatto tu a me 2 volte, 3 volte, 4 volte. E da quel giorno abbiamo chiuso 2 finanziamenti con quei 2 venture, uno da 1 milione di euro e l'altro da 700.000 euro, con un momento di networking che non è durato nemmeno 24 ore e che abbiamo fatto al modo nostro, come avremmo fatto la focacciata per la partita dell'Italia ieri. E vabbè, è vero, ogni tanto. L'altro elemento è invece che, nonostante spesso, non così spesso, più raramente di recente, molti dicono che queste cose non servono a niente, invece sono proprio le cose che contano. Cioè, la mia esperienza decennale ormai su questo tema delle start-up mi dimostra che più facciamo le cose in questo modo, più ci compenetriamo, più creiamo relazioni autentiche tra le persone e più queste cose riescono. Noi eravamo 2 giorni fa con la direttora, perché io ho perso la cognizione del tempo, con la direttora in un ambiente un po' più informale, perché siamo stati in un posto splendido, tra l'altro qui ho visto Angelo Gigante che sta lì dietro, siamo stati da lui. Non c'era lui, però noi stavamo da lui, che è una cosa bellissima questa. Mentre oggi lui c'è, pure che non stiamo da lui. Eppure questa è una cosa bellissima. In contumacia ci ha ospitati. Però noi stavamo lì, avremmo potuto parlare di lavoro. Invece io ho dovuto aspettare che venisse lei qui in un momento informale per dirgli un sacco di cose che tenevo da dirgli chissà da quanto. E lei mi avrà visto come per dire... Ok, sono 2 giorni che non ci vediamo e tu tutte queste cose non me le potevi dire, perché anche nelle nostre teste, oltre che nei nostri cuori, si attivano delle diverse dinamiche per fare le cose, per farle in un modo diverso. Però con voi non dico niente di nuovo, perché è da tempo che esploriamo questa esperienza con voi. La startup che ha vinto il contest l'altro giorno me la porto su Radio 1. Sì, sì. Lunedì. Sì, sì. E con quella abbiamo chiuso una di quelle 2 cose. Era la prima esperienza che loro facevano in cui si presentavano. È tutto un circolo di affetti. Sì, esatto, esatto, proprio così. Rodolfo, innanzitutto grazie, perché tu hai fatto più strada di tutti oggi. No, c'è qualche altro, perché ho visto qualcuno che è venuto da Reggio Emilia, ma vedo lì dietro Gianni Previdi della scuola di Palo Alto, che ringrazio tanto. Gianni, trattieniti, che poi... Vorrei sapere pure la tua su questo. Ieri abbiamo messo su un libro, cioè abbiamo messo su, lui ha scritto un libro che si chiama L'innovazione è una disobbedienza che crea valore, e mi ha chiesto di scrivere la prefazione di questo libro, e secondo me, Gianni, l'unico elemento delirante è stato quello. Il libro è bellissimo, leggetevelo, il libro è bellissimo, però magari lui ci parla di qualcosa di questo genere. E quanta Puglia ho trovato in una persona di Reggio Emilia, posso dire, Gianni? Okay. Sì, allora innanzitutto grazie per l'invito, vale sicuramente la pena farsi tanti chilometri per incontrarvi qui sul mare, nonostante il caldo, anche perché devo dire che Taranto faceva molto più caldo, quindi diciamo è stata una... Eh sì. E l'altra cosa è che io credo che gran parte delle cose buone che stiano succedendo un po' intorno di qua a noi, ma diciamo mi riferisco a te, deriva dal fatto che tu sei fondamentalmente ottimista, profondamente ottimista. E l'ottimismo non è, diciamo, molto spesso appunto è un po' incoscienza, un po', no? Il buttarsi al di là degli ostacoli. Però c'è un tizio che si chiama Martin Seligman, che è il padre della cosiddetta psicologia positiva, è un famosissimo psicologo americano, che ha definito come un pattern, uno schema ottimistico, propositivo, non può che fare bene in tutto, nell'educazione di un figlio, in un ambiente di lavoro. Questa sembra una banalità, ma in realtà qualcosa che
molto spesso noi non mettiamo in pratica perché soffriamo di un'altra grandissima problematica. Io, diciamo, venendo da Taranto, vengo un po' dalla terra di questa problematica, che è la cosiddetta impotenza appresa, che è il contrario, diciamo, della psicologia positiva, e che era un costrutto basato su degli esperimenti. Sapete più o meno chi è Pavlov, no? Che era questo psicologo che è in qualche maniera padre del condizionamento, comunque della psicologia comportamentale, e vedeva che i cani, che diciamo, all'epoca, diciamo, si facevano sperimentazioni di ogni tipo, i cani che subivano degli stimoli negativi, indipendentemente dal fatto che questi stimoli fossero erogati o meno, cioè che effettivamente avessero, diciamo, questo stimolo, che era purtroppo una piccola scarica elettrica, non facevano più nulla, perché vedevano gli altri cani che, stimolati negativamente, non facevano niente. Quindi era una sorta di contagio, no? Del non fare. E questa cosa qui è un male enorme, soprattutto quando c'è tantissime menti, tantissime possibilità, e molto spesso, diciamo, ci fermiamo più su quello che non potremmo fare rispetto a su quello che effettivamente potremmo fare. E l'ottimismo, come, diciamo, appunto Gianluigi, per me rappresenta una sorta di luce in tutto questo, è qualcosa che accumula pensieri positivi e propositivi. E per questo io ti vorrei fare non un applauso ma una statua, perché sei stato, no, devo dire, diciamo, senza piaggerie, sei stato, quando in qualche maniera abbiamo cercato di installare tutto questo a Taranto, sei stata una delle persone che più ci ha creduto sin da subito, senza avere i numeri, senza avere modelli predittivi o quant'altro, e tutto quello che, diciamo, poi è venuto in maniera naturale, perché alla fine, diciamo, erano solamente belle idee, persone brave, ma essenzialmente c'è un clima di fortissima proposizione. Questa cosa, diciamo, è su Taranto e sicuramente su tutta la Puglia, c'è tantissimo ancora da fare, tantissime risorse umane, cognitive e anche economiche da impegnare, perché, diciamo, le cose belle costano, e quindi anche in quello dobbiamo sicuramente impegnarci. Però quello che si sta facendo qui è qualcosa di veramente innovativo, non solo da un punto di vista di innovazione tecnologica, ma soprattutto da un punto di vista proprio di innovazione intellettuale. E il concetto è quello di non far tornare le persone, come ci siamo detti la scorsa volta, ma di non farle andare più. Perché credo che in questo momento storico abbiamo tutte le risorse, diciamo, per trattenerle e in qualche maniera portare quelle che sono le esperienze che un po' tutti, diciamo, abbiamo fatto in giro per il mondo, e creare, diciamo, qualcosa che non abbia più bisogno, diciamo, di avere il mare a sinistra o anche a destra, perché Taranto, diciamo, è sullo Ionio, quindi capita di averlo anche a destra. E ad ogni modo, diciamo, queste cose spero, diciamo, non succedano più, posto che ognuno è libero di fare le sue esperienze, però è sempre meglio, in qualche maniera più bello, farle a casa nostra, soprattutto considerando il tipo di casa che abbiamo, no? Guardandoci intorno. Quindi grazie Gianluigi. Possiamo dire che una cosa è tenere il mare, basta che teniamo il mare, no? Questo da qualche parte. No, fatemi dire invece una cosa su Rodolfo, che tra l'altro è stato troppo sintetico. Rodolfo è un medico innanzitutto, no? Ingegnere biomedico. È uno che si occupa di persone, di uomini. Avete ascoltato pure qualche piccolo riferimento a trial clinici, insomma, anche se riguardava i cani. In 27 anni che sto orbito su Taranto, mi dispiace per Feliciana, che però adesso vedo, non è successo niente come in questi ultimi 2 anni in cui Rodolfo ci ha messo la testa e il cuore dentro. Questo non lo dico per piaggeria, l'altro giorno ho fatto un complimento ad Angelo quando era assente, quindi non lo dico perché è presente oggi Rodolfo, ma perché è la verità. Perché adesso mi pongo in maniera diversa, ma le prime volte che lo chiamavo, e adesso non lo faccio più, dicevo: Rodolfo, c'è un problema. E lui diceva: qual è il problema? E io provavo a dire il problema. E lui mi diceva: ma dov'è il problema? Cioè, uno che ti risponde così, prima volta, seconda volta, terza volta, quarta volta, alla fine
tu dici: Rodò, c'è da fare questo, Rodò, serve questo, e lui procede. Ora, lo stesso con Feliciana. Adesso lui dice a me che sono ottimista, e lui, come va definito, che si comporta in questo modo, è davvero a Taranto la questione delle risorse è diventata secondaria. Cioè lui ha fatto comprendere: tu c'hai qualcosa che vuoi fare, c'è qualcosa di serio, di livello, di interessante che si può fare, ti aiuto io per cercare le risorse per farle, però non mi chiedere di darti risorse se tu poi non vuoi fare niente, così come sta ben facendo, perché non ci capita in un progetto che qualcuno vada, Feliciana mo porterà la pietra al parete, come diciamo dalle nostre parti, e dica: mi devi ridare i soldi perché non li stai utilizzando. Perché sa che questo in qualche modo determina delle relazioni cattive con le persone con cui lo stai chiedendo, e lui non se lo fa il problema, perché dice: devo dare alla direttora che invece le deve utilizzare bene, non le sto togliendo a te, perché le devo dare a lei. Quindi il cambio di paradigma, si parlava di paradigma ieri con Gianni nella presentazione del libro, stiamo cambiando i modelli, stiamo cambiando le strutture. Cambiando le strutture, i pugliesi dimostreranno di essere il popolo più bello del mondo. Il problema è che stavamo in modelli, in strutture, dove anche la gente migliore del mondo non si poteva comportare se non di merda, come ha fatto fino a poco tempo fa. Scusate le considerazioni. Mi dispiace molto per il sindaco che non mi conosce e oggi chissà che considerazione si sta facendo di me. Prego, sindaco, si può accomodare. No, non vuol farci un saluto, ci sta ospitando in questo proscenio così carino. Io oggi mi sono vestito di rosa e le spiego perché. Ma lo spiego magari per tutti anche. Allora, oggi mi hanno chiesto, dobbiamo fare un aperitivo, questo che numero è? 26, 27, 28, non ricordo, abbiamo fatti tanti di aperitivi. Troppi. Ha detto, lo dobbiamo fare rosa. Io non avevo capito, perché poi tra l'altro, come lei avrà intuito, diciamo dopo Papa Francesco, che cozzalone, per il politicamente corretto io sto quello messo male, proprio male, 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 tant'è che molti sono abituati a queste modalità di fare. Per cui io non riesco a concepire che noi facciamo una cosa rosa, nel senso che, come vedrà, parleranno per le start-up, le donne delle start-up. Perché non lo posso concepire? Perché io non ho mai amato le riserve indiane, i posti dove uno... Io ho staff soltanto di donne, voi lo sapete, loro lo sanno, e sono bravissime, sono molto più brave degli uomini, questo mi sento di dirlo. Allora, l'unico modo in cui oggi posso concepire questo momento è: facciamo un trial. Cioè, siccome l'altra sera stavamo con la dottoressa Berlingerio e tutte le start-up si presentavano con uomini o giù di lì, mi ricordo, mi sa che tu me lo facesti notare. Proprio tutti. E tu me lo facesti notare questo. Allora facciamo un trial, e cioè vogliamo vedere, perché non posso pensare di fare una cosa rosa se non mettermi la camicia o gli occhiali. Possiamo vedere se facciamo parlare le donne delle start-up? L'ipotesi è che se facciamo parlare le donne delle start-up probabilmente viene meglio. Così per le prossime volte, imparata la lezione, forse possiamo far parlare di più le donne, ma non per il fatto che sono donne, per il fatto che probabilmente viene meglio. Per questa ragione si è presentata la sua assessora. Però, diciamo, in questo momento, io invece, a parte gli scherzi, voglio cogliere l'occasione per ringraziarla e per recuperare il suo messaggio. Grazie. Facciamo in giro allora. Va bene. Non era previsto. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella nostra Cala Porto. Per noi è davvero un piacere ospitare Conversazioni dal Mare. Anche questa apertura pomeridiana dedicata alle start-up e al femminile. Capisco che in tutti i festival letterari è davvero difficile organizzare l'agenda, però al netto di questa comprensione, io sono d'accordo con chi dice no woman, no panel, cioè se non ci sono le donne in un panel non vale la pena nemmeno iniziare, perché per anni abbiamo avuto una struttura di potere, e il potere, vedete, ha bisogno anche delle sue forme di rappresentazione, e una delle forme di rappresentazione era appunto
quella che per anni si è incrostata nella nostra mente, cioè gruppi di uomini ben vestiti attorno a un tavolo in modo abbastanza uniforme che rappresentavano l'establishment. Poi pian piano la caparbietà delle donne ha cominciato a svellire questa patina che si era un po' depositata con gli anni sull'immagine del potere. Adesso abbiamo una rappresentazione del potere diversa al femminile, cioè la creatività, cioè la caparbietà, la tenacia, l'onestà. Quindi io mi fregio di avere un'amministrazione che in gran parte fortunatamente è femminile, sia per la combinazione un po' degli eletti e sia per la giunta che è in maggioranza femminile, e devo dire la verità, le cose stanno andando bene. Quindi ci ho detto, è bene che i politici ogni tanto ascoltino, quindi questo talk io non avevo proprio messo in conto di parlare, io vengo qui per ascoltare e quindi non rubo la scena a nessuno, ascolto. Sono anche curioso di ascoltare la dottoressa Berlingerio, che dirige egregiamente il Dipartimento dello Sviluppo in Regione Puglia, e chiaramente asse strategico per il rilancio della nostra regione. Parliamo ogni 5 anni di rilancio, non perché ci si ferma, semplicemente perché le sfide dei tempi ci chiedono un adattamento, ecco, alla strategia, un adattamento di normative, modi di intendere un po' anche l'intervento politico, per cui noi ogni tanto dobbiamo resettare e rilanciare. Buon ascolto a tutti. Ah, poi alla fine l'aperitivo lo facciamo. Lei è arrivato con un attimo di ritardo e invece si è notato, è immaginato, però se qui ha notato, sono venuti tutti prima, perché tu vuoi fare una cosa bella con tante persone belle e se fai un convegno non ci viene nessuno, se tu fai un aperitivo vengono tutti, e vengono dall'inizio, perché io poi ogni tanto faccio dei cambiamenti del format, per cui qualche volta si mangia prima, qualche volta si mangia dopo, qualche volta si mangia in mezzo. E quindi se lei vede sono tutti arrivati più o meno all'inizio, perché anzi qualcuno è arrivato di anticipo. Ma ti do io il segreto. C'è Stefania che mi ha chiamato, ti sono le 9:50, non ti vedo ancora, dove stai? Ma ti do io un suggerimento, se dici che stanno le bomboniere alla fine restano tutti. Va bene, ok, grazie ancora sindaco. Adesso cominciamo con la scaletta, che come voi sapete è un altro elemento del format mai rispettato. Allora, però un elemento del format dovremmo rispettare assolutamente. Le start-up sono abituate. Le start-up hanno 3 minuti per parlare di loro, di quello che vogliono, dei loro interessi, per farsi conoscere. Si devono presentare in un qualche modo e loro sono abili su questo. Invece poi avremo tanti altri imprenditori, opinion leader, passanti, che magari possono avere un elemento da darci, a cui daremo un altro po' più di tempo. Però c'è una specie di gong, e le start-up lo sanno, quindi per le start-up dopo 3 minuti interviene la musica per dire mo ti devi fermare, che sovrasta chi sta parlando. E diciamo, io non sono in grado di dominare, e per fortuna, questo elemento, per cui loro autonomamente sanno che avete 3 minuti da che cominciate, e a 3 minuti esce la musica. E per le start-up io devo soltanto dire se è una start-up o se è un ospite, diciamo così. Cominciamo da questo elenco, cominciamo da Puglia Cundi. C'è Flavia Greco oggi di Puglia Cundi, salutiamo con grande affetto Danila, che è una grandissima, no, vieni, no, lì sopra, no, questo è il momento, il proscenio deve essere di livello. Oggi per la Puglia Cundi c'è Flavia Greco, tra l'altro loro hanno fatto una bellissima esperienza di Open Innovation con Andriani, ma probabilmente ne parlerete voi, una cosa bellissima, un altro stabilimento da farvi vedere. Alcuni di loro non sono già più start-up, sono già delle iniziative, quelli sono dei scale-up, altri come si dice oggi, altre sono delle iniziative come affermate, ma sono comunque delle PMI innovative, e noi di innovazione vogliamo parlare, non facciamo tanta ghettizzazione tra chi è tra i primi 3 anni, nei primi 5 anni, nei primi 7 anni, stiamo tutti insieme. 3 minuti da adesso, Flavia.
Grazie Gianluigi, grazie per l'invito. A nome di Danila e di Raffaele. Sì. Io sono Flavia Grieco, come diceva Gianluigi, sono una biologa. E faccio parte del gruppo Apulia Cundi da circa 6 anni, ma Apulia Cundi ha una storia più lunga, è nata nel 2012. Grazie ad un bando, il bando Principi Attivi della Regione Puglia, è diventata un'associazione di ricerca, è nata come associazione di ricerca nell'ambito delle microalghe, ed in particolare si occupa della spirulina, che è una microalga che Daniele e Raffaele, i fondatori di Apulia Cundi, hanno conosciuto durante un viaggio in Africa, durante un progetto di cooperazione per lo sviluppo, dove questa microalga veniva fornita come supplemento all'alimentazione di bambini denutriti o malati di AIDS, perché si conoscevano già le sue potenzialità. E una volta tornati in Italia hanno avuto questa idea un po' pazza, un po' innovativa, di iniziare a coltivare la spirulina in Puglia. Da allora è nata Apulia Cundi grazie a questo bando della Regione Puglia, e poi è cresciuta, e questa sfida devo dire che negli anni è stata vinta, perché Apulia Cundi è andata avanti fino al 2020, quando questa idea innovativa si è aggiunta ancora dell'innovazione, perché Apulia Cundi ha incontrato Michele Andriani, il presidente di Andriani SPA, che è un'azienda leader dell'innovation food, che produce alimenti, pasta in particolare, con farine naturalmente prive di glutine. E Andriani ha avuto questa idea, assieme a Raffaele e Danila, di creare un impianto di economia circolare, riutilizzando l'acqua che Andriani utilizza per il lavaggio delle trafile dopo la produzione della pasta, per la produzione di spirulina. Quindi grazie a questa idea ci siamo spostati presso lo stabilimento produttivo di Andriani, e lì abbiamo realizzato il più grande impianto di produzione di spirulina da economia circolare in tutta Europa. E quindi da allora abbiamo questo impianto che produce energia, produce spirulina utilizzando l'acqua di Andriani. La spirulina che produciamo viene riutilizzata come ingrediente nel pastificio per la produzione di pasta a base di farina di riso integrale con l'aggiunta di spirulina. Quindi Andriani e Apulia Cundi hanno in comune questa, questa idea dell'alimentazione, dell'innovazione la musica è partita. Così. No, però è gentile, basta, Dana. Sì, è stata soft, sì, è arrivata a casa. Quindi grazie a te Flavia. Tra l'altro ci dà la possibilità di parlare di Michele Andriani, che è uno grandissimo. Vai, quando vuoi. Due cose. Pure tu. La prima è l'economia circolare. Quindi questo è un esempio di che cosa si riesce a fare quando usciamo dalla definizione giuridica di rifiuto e rientriamo in quella di risorsa o di materia prima o materia prima seconda. E quindi è molto interessante da questo punto di vista. La seconda invece mi interessa per la mia attività di vendita di pentole, perché lei ha parlato del bando Principi Attivi, e spesso c'è questo falso mito che dopo aver ricevuto un finanziamento dalla regione poi in realtà i progetti si affievoliscono, in molti casi muoiono o non sono più non portano più valore al territorio. In tantissimi casi invece è così, no? Non è sempre, perché tra l'altro non sarebbe naturale che lo fosse, non è sempre, ma in tantissimi casi è così. E Andriani, c'è da aggiungere, sulla base di questa estremamente innovativa non solo produzione ma anche modalità di produzione,
ha poi partecipato al bando PIA, pacchetti integrati di agevolazioni, con un progetto di ricerca e sviluppo che è per l'appunto per la produzione innovativa di prodotti per celiaci sostanzialmente, quindi senza glutine. Quindi funziona la macchina, diciamo. Assolutamente, assolutamente. E tra l'altro appunto c'è la possibilità di salutare Michele, che anche lui è un grandissimo di questa terra, anche lui ha avuto prima il mare a destra e poi a sinistra. Io spero di organizzare presto un aperitivo da lui, veramente me l'ha chiesto da diverso tempo. A base di spirulina? A base di spirulina, a base di tutto, no, fa anche delle ottime focacce, pucce, insomma. Poi stiamo a Gravina, che è un posto bellissimo anche entroterra, ma tutt'altro che spopolato di questi tempi, quindi Svimez proprio, cioè, è fallacissimo. Io invece vorrei approfittare, facendo già un cambio di programma, perché mi hanno detto che c'è Mariana Bianco. E no, siccome si parlava di food, siccome si parlava di food, ho detto, ma fammela parlare mo, che magari è nel tema. Noi parleremo tanto di food, sta Stefania, sta Luciana, quindi oggi parleremo tanto di food. Però mi devi fare la domanda, perché non sono una start-up. Di me proprio. Sogno nel cassetto. Di me è troppo lungo. Faccio dell'azienda. Allora, io sono Mariana Bianco, manager di stabilimento della torrefazione Caffè Crème. Riprendo un po', visto che innovazione non è una start-up, un po' una ventina d'anni, quindi. Però sicuramente un'idea innovativa nasce dalla mia tesi di laurea. È una torrefazione di caffè, ovviamente facciamo dei prodotti abbastanza di nicchia, c'è uno studio attento, c'è una ricerca, diciamo, non siamo nel target standard di quello che voi comunemente conoscete, supermercati, ok? Quindi c'è, no, nel senso, spiegando la differenza rispetto a quello che è lo standard di pensiero. E quindi, a parte dei canali abbastanza selezionati, l'idea nasce dal discorso di porre questa torrefazione già in un aspetto di differenza rispetto alle altre, e quindi attraverso il Politecnico di Bari, la mia è una tesi sperimentale, un dottorato di ricerca, abbiamo creato questa torrefazione secondo l'ESG, quindi rispettando tutti quelli che erano i goal però del lontano 2008, non quelli diciamo aggiornati, e quindi questa torrefazione nasce rispettando tutti quelli che sono, dalla scelta dell'ubicazione, dalla scelta del personale, io mi piace dire un po' il chilometro zero, ma nel senso rispettando tutto quello che è il nostro territorio. L'unica cosa che non possiamo fare è comprare il caffè, perché il caffè ovviamente non si trova in Italia, non cresce la pianta. Però per tutto il resto si va a Raggera, quindi la nostra torrefazione nasce e cresce ancora oggi cercando di far crescere il territorio, e poi a Raggera, se ciò non si trova sul territorio, ci si espande, ma diciamo che amiamo il sud. E dopodiché formazione, dopodiché collaborazione con le università, quindi tutto questo sistema, anche con diciamo la mia presenza all'interno del sistema confindustriale, quindi no? Match, d'altronde Mario Aprile è con voi, e quindi no, è con voi nel senso, è all'interno di, no, della struttura per fare match, esatto. E io sono quindi diciamo quella l'azienda nasce con me, quindi era un'idea imprenditoriale, quindi una startup, si nasce da zero, break even. E oggi diciamo che siamo un player abbastanza importante nell'economia italiana. Bisogna crederci, bisogna investire tanto, si studia tanto, si fa tanta ricerca, quindi collaborazione con sicuramente le università, ma soprattutto nel capitale umano all'interno delle aziende. Questo è un momento molto critico, tanto critico, diciamo per tutti i settori, si ha difficoltà, diciamo, no? C'è una bella discrepanza tra la richiesta e l'offerta, nel senso il reperimento di gente che risponda alle nostre caratteristiche, nonostante di questo parliamo tantissimo noi in regione con le università, però purtroppo il gap sta diventando sempre più, cioè si preclude l'espansione delle nostre aziende, ahimè, per il reperimento di gente, no? Perché siamo bravi tutti a dire che abbiamo fatto
la digitalizzazione, industria 4.0, però dietro ci deve essere l'operaio 4.0, no? Cioè doveva crescere anche la figura interna e oggi ne stiamo pagando tantissimo le conseguenze, tanto. Va bene, abbiamo tante prospettive, noi le start-up abbiamo match-up all'interno di Confindustria, quindi sicuramente le utilizziamo, infatti Andriani è uno dei tanti, ma insomma poi anche chi, le mie colleghe potranno dire insomma che funzionano questi sistemi. Benissimo, piacere di conoscerti, nel senso che serve appunto. E non lo so, io c'era il gong a 5 minuti, posso parlare di altro se vuoi, mi fai domande? No, non lo so perché ho sentito il gong a 3. Ok, dimmi. No, magari se puoi parlare di match-up. Come è nata match-up? Match-up penso che è meglio che ve lo racconti, sì, no. Chi l'ha seguito, sì, precisamente. Ma di cosa si tratta? Un club? Eh sì, no, non è un club. Noi facciamo una selezione di start-up, ovviamente viene deciso, no? In base alle candidature, poi entrano nell'incubatore, diciamo, Confindustria, e diamo modo, come stai facendo tu, di mettere in relazione le start-up con le industrie affinché possano appunto, come l'esempio che ha fatto prima la collega, mettersi in match e anche per noi provare a sviluppare nuovi mercati. D'altronde io per esempio questo lo faccio sia con il tabacco, non so perché mi aiuta, i fondi del caffè, no? I fondi del caffè si riutilizzano e c'è una start-up, però non è barese, e anche sul riciclo per il fatto dei prodotti secondari, anche dei sacchi di juta, come delle pellicole. Le pellicole di scarto del caffè vengono riutilizzate, vengono riutilizzate come compostabili. Oggi diciamo che siamo riusciti a non avere nessuno scarto. Tutti i nostri sottoprodotti, i nostri scarti di produzione ad oggi in torrefazione praticamente vengono tutti riutilizzati. Cioè, quindi si può. Grazie. Grazie, grazie tante. Noi con Confindustria, con Matchup abbiamo anche fatto numerose attività che ci hanno consentito, come dicevo prima, anche di creare questo ecosistema dove non ci sono rivalità. Qualcuno mi dice, ma quella startup di chi è, tua, è sua? Non è importante la primogenitura o la fiolanza o la paternità, è importante invece che le nostre realtà riescano a sviluppare i loro sogni, come diceva prima, magari nel posto dove li hanno sognati. Ok, io visto che mi trovo a parlare sempre rivoluzionando la scaletta di food, e visto che ho qui Stefania. Buonasera a tutti. Può salire? Va bene. Buonasera. Vado. Di nuovo, buonasera a tutti, sono Stefania Alisco e ho fondato anche io una cooperativa nata da questi stessi bandi diversi anni fa. Quindi l'idea di scrivere un progetto per principi attivi, all'epoca noi eravamo tre giovani donne, ci sembrava un po' come l'unica possibilità di restare qui, perché vedevamo tutti andare via. Quindi l'abbiamo vissuta anche all'inizio con parecchia ansia. In realtà, spoiler, non sarebbe stata l'unica possibilità, perché poi ovviamente ce ne sono state tante e oggi sempre di più, è sempre più stimolante vivere insomma qui. Veniamo al dunque, cosa abbiamo proposto all'epoca? Abbiamo pensato ad un catering biosolidale. Noi eravamo appunto tre donne giovani laureate in argomenti diversissimi. Io una geologa, una sociologa e una laureata in arte. Pensammo a quest'idea, a questo catering particolarmente attento alle materie prime, non solo biologici ma prodotti varietà a rischio, le erbe spontanee, insomma particolarmente radicato sul territorio, nella scelta delle materie prime, attento ovviamente alla presentazione di questi prodotti, ma anche attento al tessuto sociale in cui si instaurava, in cui cresceva. Quindi abbiamo accolto a nostra volta altre mamme che magari avevano difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, giovani ragazzi che venivano anche da lontano per fare dei progetti di formazione. Quindi abbiamo pensato di restituire un po' alla realtà in cui crescevamo quella bella possibilità che ci era stata offerta. Quindi insomma siamo cresciuti facendo sempre catering e percorsi di gusto o scuole, corsi culinari attenti appunto alle materie prime. E appunto dopo 12 anni questa realtà che sembrava soltanto una fase della nostra vita è diventata
un giocattolo molto più grande di noi, tant'è che appunto io ormai sono la vecchia generazione, c'è anche Sabrina che mi ha accompagnato qui, che in realtà anche lei è davvero ancora giovane, che si occupa, che gestisce in questo momento il catering e che ovviamente si è evoluto in questi anni, perché dopo un primo momento di grande lancio, poi c'è stata quella bruttissima esperienza della pandemia che insomma ci ha travolto, però ci siamo un po' ripresi, cambiato, quindi all'epoca noi quando l'abbiamo pensato ovviamente ad un catering dove normalmente c'è molto spreco, quindi subito attento alle materie prime, ma non solo, scusate, ho sbagliato, al monouso compostabile che oggi è normale, mentre all'epoca, 12 anni fa, appunto era davvero di difficile reperimento, quindi non producevamo rifiuti, tutto compostabile, riducevamo l'utilizzo del monouso e in rete con un'altra realtà che magari tutti conoscete, quindi Avanzi Popolo, cercavamo di limitare il più possibile tutti gli avanzi dei buffet, perché nei buffet si fa tantissimo spreco, e cercare anche le persone, normalmente capita invece di offrire altri piatti nuovi eccetera, invece cercare di educare anche i nostri commensali, e devo dire che nella maggior parte dei casi la gente è anche contenta, ecco, di essere un po' parte di questo sistema virtuoso e quindi di comprendere, di prendersi un attimo in più e di comprendere che cosa stai provando a costruire. Ecco, la nostra è stata una bella esperienza e continuiamo a essere appunto molto grati a quella possibilità che ci è stata offerta all'epoca, quando appunto mi piace sempre ricordare un po' come mi emoziona, Gianluigi lo sa, quando all'epoca appunto Guglielmo Minervini pensò a questa idea, perché in realtà è stato un po' lui ovviamente che ha pensato a questa idea, non l'ho mai conosciuto, ma un po', ecco, mi emoziono perché penso che è stato un po' un faro per questa idea di... Noi oggi parliamo appunto di start-up, di quanto è bello vivere in Puglia, però se non ci fosse stata quella fase o quell'idea che anche chi non aveva i mezzi doveva avere la possibilità di provarci e anche di fallire, per fortuna insomma ci è andata bene però anche questa possibilità diciamo che prima di quella fase non era minimamente paventata nelle nostre menti, quindi figuriamoci poi tre giovani donne che sicuramente nella ristorazione è normale che ci siano più di frequente donne, ma nella gestione di un'impresa meno, ecco, quindi insomma la cooperativa è cresciuta e quindi abbiamo proseguito con questo tipo di attività, ci siamo... Ah, è finita. Io mi aspettavo il gong. Come si chiama la cooperativa? Non l'ho detto, Be Good, catering biosolidale, quindi noi lavoriamo a Bari, ma in tutta la provincia, in tutta la regione. Grazie. Allora, alcuni temi importanti, prego. Gianluigi, se sei d'accordo, intanto parto dall'ultimo, la cooperativa delle donne, no? Poi noi abbiamo creato un filone particolare dedicato, che è quello al momento di Nidi Donna, poi ci sono altri progetti a breve in previsione, e mi piace riportare alcuni numeri perché sono interessanti. Nidi Donna ha diciamo raccolto il 51% delle domande di Nidi. Nidi ha quattro categorie: donna, turismo, giovani under 35 e Nidi ordinario, e quindi prendendo il 51% batte le altre tre categorie messe insieme. La cosa ancora più divertente è che le domande, se andiamo a vedere non le domande arrivate ma le domande approvate, diventa il 54, quindi vuol dire che sono anche domande buone, ben congegnate, con un team adeguato alla domanda che è stata fatta. E ancora di più sale la percentuale se si pensa all'importo, quindi sono progetti tendenzialmente un po' più importanti. Naturalmente poi Nidi in genere viene utilizzato, diciamo è uno strumento di tipo generalista, su tanti codici Ateco di diversa tipologia. Adesso stiamo cercando di orientare in questo senso anche gli strumenti invece più diciamo orientati verso le nuove tecnologie. Tecnoniti. Esattamente, ma altri rapidamente altri due temi, le competenze, e qui mi riferisco a quello che diceva Monica, Maria. Nella nuova programmazione, nei bandi ordinari, diciamo quelli che ormai sono piuttosto conosciuti, contratti di programma per le grandi imprese, i PIA per le piccole e medie imprese
e il nuovo titolo secondo che si chiama Minipia per le micro e le piccole imprese, in tutti questi bandi c'è anche la formazione per i dipendenti. Questo perché naturalmente quando si fa un progetto di innovazione e banalmente anche se c'è il nuovo macchinario con la nuova tecnologia da utilizzare, bisogna avere persone all'altezza. Allora sicuramente tutta diciamo il movimento che c'è, che poi fa riferimento all'assessorato alla formazione, al dipartimento della formazione, per la formazione di chi è in cerca di lavoro, delle persone che fuoriescono anche dal mercato del lavoro perché magari ci sono aziende che sono in difficoltà, al di là di questo, per chi assume e ha bisogno di formare o si trova in una fase della vita dell'impresa per cui ha bisogno di riskillare le persone, diciamo oggi forniamo lo strumento insieme ai progetti. Ultimo tema, mi è piaciuto molto il riferimento di Stefania alla restituzione. Noi abbiamo deciso, siccome ci sentiamo persone fortunate, di restituire qualcosa al nostro territorio. Questa è una cosa molto romantica e molto sentita da molti di noi, devo dire. Eh sì, devo dire che la gran parte delle persone che sono qui, soprattutto non in prima fila ma nelle altre file, sono persone che sta qui restituendo. È una cosa bellissima quando vedi le start-up che hanno avuto tanto e vengono, cosa posso fare io? Do una scopata per terra, cioè tutto. E quindi anche questo è molto interessante. Io ringrazio Stefani anche per aver ricordato Guglielmo Minervini, a cui abbiamo dedicato l'aula di Balab. Una cosa bellissima che lei dice: io non l'ho mai conosciuto, cioè, però se non fosse stato per lui non sarei qui in questo momento. Guglielmo era molto cool, questo, quando parlo di coolness ha ragione. Ma dovunque lei, vai, diciamo, molte in Europa, cose vengono da lì. Dovunque vai in Europa parli di lui e lui l'hanno conosciuto per queste straordinarie cose che ha fatto. Un'altra cosa invece è che poi molte delle nostre start-up diventano nostri fornitori, per cui noi, anche se siamo una pubblica amministrazione, ci forniamo spesso di loro, e lo posso dire anche pubblicamente. Perché? Perché al Balab noi facciamo i catering sostenibili e non trovavamo chi era in grado di fare catering sostenibili. Per cui noi, loro sono diventati fornitori raccomandati, sono diventati fornitori unici, perché le caratteristiche dei nostri bandi per fare catering sostenibile, cioè per utilizzare stoviglie che erano uniche, non usa e getta, riciclabili, cibo a chilometro zero, e mi ha fatto piacere trovare anche Stefania l'altra sera, la tua Be Good stava appunto in Fiera del Levante a fare il catering, e questo per me è stato un motivo di grandissimo orgoglio, perché cioè non sono fornitori unici nel senso anche reciproco che se forniscono soltanto noi, ma c'hanno tanti altri clienti. Bravissima Stefania. Io completerei questa cosa del food con Luciana, un altro asso, questo è un altro asso della Puglia, però qui veramente per ragioni di parità oggi dovrei far parlare Claudio. Per ragioni di parità, cioè se proprio la dobbiamo dire, però oggi è la giornata sua, Claudio. Oggi è la giornata. Manco qua? Dai, no, vai là. Vengo. Mi sono messa lontana. Hai potuto fare la passerella? Sì, sì, come no. Adesso devi salire e devi dire che vuoi la pace nel mondo. Dopodiché. Miss Italia. Esatto. Buonasera a tutti. Saluto Stefania anche, che ha avuto il piacere di mangiare dal suo. Vero, quindi niente, saluto. Allora, io sono Luciana e sono la founder di Natura Umana. Ho con me una carruba, mai uscire senza, perché 5 anni fa lavoravo a Napoli, io sono laureata in General Management, venivo da un percorso totalmente diverso ed ero stanca del mio lavoro. Solo 3 minuti, faccio presto. E insomma ho cominciato a guardarmi intorno, a guardare il territorio, a guardare la Puglia, e ho scoperto che la carruba è veramente un superfood. Non so se lo sapete, però è ricca di vitamine, minerali, antiossidanti, fibre, è veramente un tocca sano, soprattutto per l'intestino. E quindi di lì abbiamo cominciato a studiare, e in quel momento c'era Tecnonidi, quindi ho scritto un progetto, l'hanno finanziato. Ora ho lasciato tutto, sono tornata in Puglia, mi sono fatta bionda e ho cominciato ad allestire questo laboratorio, quindi a Castellana Grotte.
Quindi da allora poi abbiamo brevettato un sistema di estrazione a freddo e dalla carruba praticamente tiriamo fuori lo zucchero buono, che è praticamente una melassa dolce e come se fosse un po' lo sciroppo d'acero, io dico è la versione mediterranea, perché è uno zucchero a basso indice glicemico, è ricco di vitamine, minerali, antiossidanti, proprio perché l'estrazione viene fatta a freddo, e questa nuova materia prima, che si chiama carruba viva, diventa un dolcificante oppure la base per costruire i nostri prodotti. Quindi abbiamo delle spalmabili, tutte naturali, dove invece dello zucchero abbiamo l'estratto puro di carruba. Oggi siamo in 5, c'è anche il mio compagno, e siamo presenti nei Naturassi in Puglia e siamo anche diffusi sul territorio nazionale. Abbastanza, cominciamo a mettere qualche bandierina anche all'estero e stiamo intraprendendo anche un progetto per cercare di lavorare lo scarto della carruba e convertirlo anche lì ancora in prodotti ad alto valore, perché veramente la carruba è veramente un prodotto stupendo e non si butta via niente, anche dallo scarto si può ancora tirare fuori un prodotto di valore. Quindi noi cerchiamo di costruire la nostra dimensione giorno per giorno con umanità, soprattutto. Ho finito prima di 3 minuti! Oppure... No, però non hai detto delle cose importanti. Che cosa non ho detto? Che da una esperta di marketing come te non mi sarei aspettato. Chi ha mangiato questi prodotti in questi giorni? Ah. Vabbè, sì, siamo persone umili, cioè, tu? No, io, chi li ha mangiate? Dai, dillo. Borgo? Eh? Borgo, che tu dici? Dai. Borgo? No. Il tuo figlio? No. E chi? Il Papa? No, è il Papa. Allora, loro sono fornitori di Borgo Egnazia e quindi nelle colazioni dei grandi c'erano... Sì. Ci siamo frusciati, non pochissimo, perché poi si parla sempre dei grandi marchi, che ho scritto anche un articolo, perché poi si hanno scritto tantissimo dei grandi marchi che magari chi offriva il vino, chi offriva un altro prodotto durante la cena. Noi lavoriamo come tanti piccoli produttori con Borgo Egnazia da 2 anni e offriamo nelle colazioni Carrubella, che è la nostra Nutella a base di carruba, senza zucchero, vegana, basso indice glicemico, gluten free e senza lattosio. Poi però il prodotto è piaciuto così tanto che loro ci hanno chiesto di fare un kit. Quindi in tutte le stanze di Borgo loro trovano una box, sempre creata da noi, con dentro i nostri prodotti. E questa è andata in tutte le stanze anche durante il G7. La vita non c'è cambiata, nessuno ha parlato di noi, però noi siamo contenti. Ma almeno noi possiamo parlare di questa cosa. Va bene, viva la carruba! Viva la carruba! Lasciali il microfono, sì, grazie, grazie. Marina Lalli, un'istituzione per il nostro territorio, però seguici, sì, troverei un microfono. Per te è il primo aperitivo. Eccomi. E non si scorda mai. Dici un Vado po'. Io? Dici che ne pensi di quello che sta succedendo, a parte un po' di ribrezzo. Sicuramente tutto... È iniziato in modo molto stimolante e a un occhio forse distratto. La mia presenza non è in linea con quello di cui parliamo, perché non sono né start-up, la mia azienda è del 1947, quindi sicuramente non rientra nella categoria. E anche l'innovazione a uno sguardo superficiale può essere poco unita con un concetto di termalismo che invece affonda proprio il suo essere nella tradizione più che nell'innovazione, e anzi se ne proprio fa vanto del fatto che il metodo di cura in qualche modo è anche replicabile con quello con cui è nato. E quindi, però, dicevo, ad uno sguardo poco attento, perché di fatto, prima di tutto, secondo me ogni azienda, anche AGE come la mia, alla fine diventa ogni giorno una start-up, perché ogni azienda si deve saper rinnovare continuamente, deve saper trovare nuovi
elementi di stimolo da proporre ai propri clienti, ed è quello che è successo anche a noi, perché costantemente abbiamo, pur mantenendo la tradizione che è il nostro essere nella metodologia di cura, però abbiamo ogni volta trovato nuove situazioni da offrire ai nostri clienti o ai nostri pazienti. E quindi questo è un primo tema che in qualche modo ci unisce e mi fa diventare parte di questa serata. E per quello che riguarda invece l'innovazione, noi come azienda termale siamo sempre un po' a metà strada tra il turismo e la salute, e anche qui bisogna sempre essere molto innovativi. Intanto il turismo è sempre stato investito di tutte le innovazioni. Se voi pensate a come l'internet, una volta che è diventato non più un internet solo di consultazione, che già così aveva cambiato il mondo del turismo, ma quando è diventato all'inizio un 2.0, cioè si poteva interagire, scrivere, è cambiato il modo di narrare il turismo, perché non era più l'imprenditore che parlava della sua struttura, ma erano coloro che erano stati gli ospiti della struttura ad avere più voce in capitolo, perché chi doveva prenotare si fidava più di quello che aveva detto che c'era stato, che non delle fotografie che facevi vedere tu. E quindi questo è stato l'inizio di un'innovazione, ma comunque di una rivoluzione che ancora oggi è in atto, e l'intelligenza artificiale ancora una volta nel turismo, forse prima che altrove o comunque insieme ad altri settori molto digitalizzati e molto pronti a questo tipo di attività. Il turismo, dicevo, è stato molto di nuovo impattato anche dall'intelligenza artificiale, e ci stiamo facendo i conti ancora adesso. Quindi anche nella mia azienda, per tornare a me, perché credo che il gong stia per partire, le innovazioni ci sono state. Noi prima per esempio avevamo un grande problema di file, e quindi abbiamo, negli anni che furono, inventato un sistema di prenotazione digitale degli spazi. Abbiamo fatto, quando le app erano appena più o meno nate, abbiamo concepito un'app di prenotazione, quindi la prenotazione non solo online ma anche con un'app, tutti strumenti che abbiamo comunque in qualche modo anche messo nelle mani di un paziente che tante volte nel termale è anche un po' in là con gli anni, perché noi abbiamo una fetta di pubblico importante che è anche un po' adulta, anche se devo dire negli anni l'età media del termalista si è molto abbassata, perché con l'avvento anche del benessere, dell'attenzione. Marina, non ti sentiamo più, c'è la bossa nova qui che... Eccoci, allora mi fermo così con la curiosità di ospitarvi per venire a vedere quello che ho detto. Grazissime Marina, adesso che ci conosci ci sai e ci recuperi quando vuoi. Allora, prima Luigi, scusa, vai. Questo concetto introdotto da Marina è un concetto importantissimo, certo, perché è l'azienda che sta parlando Confindustria, no? Non la Regione Puglia. Noi abbiamo inserito l'innovazione nei bandi per le piccole e medie imprese, c'è sempre stata. Da quest'anno l'abbiamo inserito anche nei bandi per le micro e piccole, nel nuovo titolo secondo, che mini PIA, obbligatoria. E questo ha portato, devo dire, un po' di scompiglio, no? Un po' di timore in qualche modo. Un grande beneficio. Forse invece più diciamo dei soggetti che ruotano intorno alle imprese che non degli imprenditori, che gli imprenditori tipicamente sono coraggiosi e anche creativi, se no farebbero un altro mestiere probabilmente. E il passaggio che ha fatto Marina sul punto che anche le attività apparentemente più tradizionali hanno bisogno, per restare sul mercato, di un grado di innovazione, mi sembra assolutamente calzante, quindi ci fidiamo, diciamo, dell'imprenditrice. Vai Rodolfo. Velocemente, sì. No, una curiosità, prima parlavo con Marina veramente 20 secondi, ci siamo conosciuti, e lei effettivamente si occupa di qualcosa che è riconosciuto dalla medicina come, no, una cura tradizionale di tantissime patologie. Però mi sono venute in mente due cose. Una che le ho detto che era particolarissima, che ha a che fare, cioè che cosa ha a che fare, cosa non ha a che fare le terme col cambiamento climatico.
apparentemente nulla, perché si parla di due mondi, no, completamente diversi. In realtà c'è una cosa molto carina, degli studi molto carini, insomma molto particolari, degli studi riguardo il gas radon, che sapete bene, no, nel sottosuolo sembra essere particolarmente presente ed è associato al cambiamento climatico, perché c'è quello strato di ghiaccio sotto la crosta, diciamo, a un determinato livello sotto il suolo, che è il permafrost, che piano piano con l'innalzamento delle temperature si sta sciogliendo, rilasciando tantissimo di questo gas. E uno dei momenti, diciamo, dove questo gas è più misurabile e di conseguenza può in qualche maniera indicare lo scioglimento dei ghiacciai e quindi come sta avanzando il cambiamento climatico e i suoi effetti, è proprio in determinate zone. Quindi in 20 secondi, diciamo, che in queste situazioni, in questi aperitivi dell'innovazione, può nascere un'idea, perché guarda caso Calliope ha innovato, sviluppato, accelerato l'idea del primo sensore real time per il gas radon dell'azienda Bifrost, che così, senza per leggere e scrivere, immediatamente con Marina ha detto: vabbè, perché non lo mettiamo su? Questa è solo una delle mille altre cose che, diciamo, nascono, no, in queste situazioni. Grazie. Grazie a te. Ricordiamo, Bifrost si chiama la startup che sta in Calliope, con cui stiamo facendo delle operazioni fantastiche. Una tra tutte, sta fornendo in questo momento il Vaticano, e quindi se andate in San Pietro trovate i sensori di Bifrost per determinare i gas e anche il radon, soprattutto giù. Invece, bellissimo, ho colto il segnale di Marina, infatti ti ho anche scritto che in questi ultimi anni, con tutto il rispetto per Matchup, la più grande operazione di open innovation sul territorio l'hanno fatto PIA e Mini PIA, attraverso quello spazio che tu stavi citando. Cioè, non c'è stata mai attenzione delle aziende nei confronti delle start-up come adesso per questo bando. Quindi davvero sconvolgente, quanto una cosa piccola che può sembrare insignificante poi determini grandi cambiamenti. Abbiamo parlato prima di capitale umano. Abbiamo un paio di start-up che lavorano su questo. Arrivo, ma comincio con 2P Accelerator. Vai. Un'altra start-up di Calliope. Siamo tutti figli di Rodolfo. C'era una vecchia canzone, siamo tutti figli di Bearzot, ma tu eri troppo giovane per ricordarla. Buonasera a tutti, io sono Maria Grazia Ifato e oggi sono qui con la mia collega Marianna De Benedetto per presentarvi 2P Accelerator. Ma prima di farlo voglio che immaginate esattamente questa cosa. Pensate di ritrovarvi con il vostro team al lavoro e notate che i vostri colleghi e le vostre colleghe sono demotivate, non portano avanti i risultati, non lavorano bene al progetto. E dall'altra parte, per l'azienda, per l'imprenditore o per l'imprenditrice, quel progetto è estremamente importante e strategico per lo sviluppo dell'azienda. Bene, quale pensate che possa essere il risultato di questo progetto? Noi ci siamo poste questo problema e l'abbiamo fatto conducendo una ricerca. Abbiamo erogato un questionario ad HR e team manager e abbiamo chiesto quali fossero i problemi che hanno nella gestione delle persone relativamente alla produttività. Bene, quello che è emerso è che al di là delle competenze tecniche, quello che manca invece nelle persone fa riferimento alle soft skills, ovvero è emerso che c'è poco senso di appartenenza all'azienda, c'è poca leadership, poca chiarezza nella comunicazione o una comunicazione comunque inefficace. Bene, quello che noi facciamo con 2P Accelerator è proprio questo, ovvero progettare dei percorsi di valorizzazione delle persone che si trovano all'interno dei team aziendali. La nostra missione, infatti, è ispirare e guidare le persone all'interno delle aziende per coniugare la produttività e il benessere personale e professionale della persona. Cosa facciamo esattamente? Il nostro percorso si basa su 4 fasi. Iniziamo con la mappatura delle potenzialità e ci basiamo su un questionario ideato dallo psicologo Martin Seligman, che prima è stato d'altronde citato. A cosa ci serve questo questionario? Ci serve per capire quali sono quelle caratteristiche uniche della persona e per far sì che quelle caratteristiche vengano rispecchiate nel proprio lavoro.
Poi cosa facciamo? Una volta diciamo elaborati questi profili delle potenzialità, andiamo ad indagare sulle potenzialità maggiormente emerse per farne un cavallo di battaglia di quella persona e di quel team, e soprattutto andiamo a lavorare sulle potenzialità che invece sono ancora da sviluppare o da migliorare. Dopodiché passiamo alla fase di progettazione di percorsi formativi ed esperienziali. Progettiamo percorsi basati su dei metodi di gamification, e il tutto lo facciamo utilizzando una piattaforma digitale che diciamo viene sviluppata attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale. Il team è composto, oltre che da me, di cui diciamo io da più di 5 anni mi occupo di controllo di gestione per aziende che operano nel settore IT, è anche composto da Mariana De Benedetto, un HR recruiter e orientatrice professionista, da Giuseppe Ricci, che è un AI developer, e pian piano diciamo stiamo stringendo diverse collaborazioni con altri player che operano sul territorio. Beh, vi ringrazio, sono stata nei tempi. Le nostre startup sono fortissime, figurati se si fanno interrompere la musica. Poi lei è grandiosa, tutti i percorsi che sta facendo CT e Calliope li sta seguendo tutti. Grande, alla prossima. Grazie. Salutaci Taranto, ci vediamo prestissimo. E continuiamo di fiore in fiore sul capitale umano. Grazie Maria, grazie. Sì. Vai, Maria Cesaria Giordano, trovi il microfono sulla sedia. HR Coffee, un altro unicorno della nostra terra. Vai, no, quello è bicorno, uno. Allora, ciao a tutti, io sono Maria Cesaria Giordano, CEO e founder di HR Coffee. Ehi, perché hai detto 3 minuti? Perché sì. Non possiamo fare 5. No, è la regola. Va bene. Allora, HR Coffee nasce invece dall'idea di tre studenti universitari, me, Davide e Dario, impegnati molto sull'organizzazione, 2 psicologi e 1 informatico. Ci occupiamo, avevamo un interesse sulla Davide sui People Analytics. Io invece sulle comunità di pratiche, sulle community aziendali, mentre invece Dario esplorava sempre di più il mondo proprio della tecnologia, del machine learning, di quello che oggi è anche il computer quantistico. Però appunto tutto questo è iniziato durante il nostro percorso universitario, ognuno per i fatti propri, e nel 2013 abbiamo avuto il piacere di unirci, di trovarci in un altro contesto, eravamo a Roma, e così abbiamo immaginato che il lavoratore e il mondo del lavoro ben presto sarebbe cambiato proprio con l'avvento dei social network. Quindi disegniamo una piattaforma come prototipo, un'app come prototipo, e incominciamo a girare tutta l'Italia per capire chi credeva in questo progetto, però vedevamo che c'era molta reticenza nei confronti della tecnologia inserita nell'azienda per generare innovazione organizzativa, e abbiamo trovato ci siamo affacciati anche da Guglielmo Minervini, dove nel 2014 dice: siete troppo innovativi, però dovete correre. Al che ci siamo ingegnati, siamo andati nelle aziende, abbiamo fatto appunto Open Innovation, così abbiamo trovato in Exprivia, un'azienda del territorio, del nostro territorio, un'apertura, ha creduto nella nostra idea, ci ha dato l'opportunità di costituirci nel 2018 come startup, di creare un team, di creare dei prodotti e nel frattempo di diffonderli ai nostri clienti in Italia, abbiamo anche un cliente in Spagna, in America, ma la cosa bella è che abbiamo anche capito l'importanza di dover tessere i legami con il territorio. Grazie a una misura della Regione Puglia siamo riusciti ad essere la prima startup che ha introdotto il Family Audit, quindi proprio perché noi ci occupiamo delle persone, delle altre aziende, ci siamo poi detti: noi dobbiamo occuparci anche delle nostre persone, siamo un team
di 8 dipendenti, quindi abbiamo voluto introdurre delle misure che fossero, così come oggi si dice, vicino alle generazioni Z, ed è proprio come siamo noi, la nostra essenza. Inoltre, grazie ad una misura, e poi mi taccio, del Ministero, quindi sempre l'importanza di fare rete, di capire quello che c'è in giro, Davide ha avuto l'opportunità di andare a New York, di essere incubato all'interno di un acceleratore ERA, e quindi di vivere anche un'esperienza lì di 4 mesi. Quindi ecco, HR Coffee si propone di innovare le aziende pensando non ad oggi ma al futuro, pensando a quei piccoli bimbi che sono i miei figli che sono lì. Grande. E quindi a far sì che il posto di lavoro sia un posto bello, accogliente. Ottimo, ottimo Maria Cesaria, grazie. Salutaci Davide, che è il papà di quei bimbi. Anche nel tempo poi. Come va come papà? Meglio come socio o come papà? Non vuoi dire come marito, ma dico come socio o come papà? No. Meglio come socio? No. Tutto, no, tutto, vabbè, va bene tutto, bellissimo. Non bellissimo. Ne parliamo. No, bellissimo, no. Non rivolgete mai la domanda a mia moglie. Io dico sempre, noi siamo la startup nella startup, quindi ottimo, perché ottimo. Mentre ovviamente ci innamoravamo di un progetto che era rivolto ad altri, nel frattempo ci siamo innamorati l'un dell'altro. Bellissimo, quindi... che cosa bellissima. Sì. Grazie Maria Cesaria. Grazie. Adesso io... invece devo salutare, perché so che tu devi tornare a Taranto, anche perché hai fatto tanta strada e non so quando è cominciata la tua giornata stamattina, visto gli spostamenti. Ti ringrazio davvero tanto, Rodolfo. Grazie a voi, veramente sempre un piacere partecipare a questi aperitivi, prima, dopo, quando vuoi tu. Ora ci vediamo 24-25 luglio, sì. Per il prossimo ritiro. Sì. A Taranto. Sì. Poi ci vorrà venire anche la direttora. Assolutamente, poi ci sono tutta un'altra serie di eventi, magari condividiamo il calendario, comunque luglio diciamo sarà abbastanza impegnativo, va bene, grazie tante, grazie anche a Feliciana, e visto che ci siamo, ringraziando, do 40 secondi, che cosca ridi, do 40 secondi a Felice Vitulano, dai parlaci in 40 secondi del progetto Calliope. Ma devo farlo qui o devo venire di là? Ah, ok. Io l'avrei fatto fare a Feliciana, perché mantenevo... Ah, ok, no, va bene. Allora, mi alzo. Il progetto Calliope è un progetto finanziato dal MIMIT, è una delle poche casse tecnologie funzionanti, scusate ma lo devo dire, perché diciamo siamo probabilmente insieme a quella di Torino l'unica che ha già raggiunto i target che erano previsti per fine anno. L'obiettivo è quello di studiare come le nuove tecnologie, quindi 5G, IoT, intelligenza artificiale, può essere... applicata al contesto del One Health, che nel frattempo abbiamo allargato alla sostenibilità. Scusate, mi stanno facendo il video, quindi no, perché purtroppo, come avete capito, dobbiamo rendicontare. Come avete capito, si è creato un clima veramente molto molto positivo, divertente, c'è un team veramente forte che sta funzionando molto molto bene. I risultati, parliamo delle cose serie. Abbiamo parlato di Bifrist, è un'azienda che ha sviluppato tecnologia, è stata praticamente incubata dal progetto, quindi l'abbiamo utilizzata prima su Taranto questa tecnologia, l'abbiamo portata in Vaticano. Abbiamo cose molto interessanti, per esempio la stessa Bifrist la utilizziamo per andare a monitorare qualità ambientale con droni, lavoriamo molto col distretto d'aerospazio. Abbiamo all'interno due delle aziende più grosse del territorio, Esprivia e Lynx, quindi abbiamo creato l'ecosistema, abbiamo allargato questo ecosistema a 22 o 23 startup, Gianluigi, 23 mi pare, giusto? 23 startup al momento, chiaramente siamo a disposizione per aumentare ancora di più il numero. La cosa interessante, Gianluigi non lo sa, ma stamattina abbiamo incontrato a Taranto una delle startup che stiamo portando su un cliente, quindi questo concetto di contaminazione sta andando molto molto bene, sta andando molto avanti. Ripeto, lo stiamo facendo con finanziamenti statali, quindi diciamo credo che sia un esempio di utilizzo virtuoso di questi finanziamenti. Lo dico alla direttora, arriveremo poi a portare tutte queste imprese alla regione con le nuove linee di finanziamento, e confermo, questa azione che avete fatto sui Minipia è veramente molto molto interessante, perché sta costringendo gli imprenditori locali, quelli anche meno innovatori, a ragionare su come effettivamente innovare. Quindi diciamo che
i numeri che ci ha dichiarato Svimez sono molto buoni, diciamo stiamo dando il nostro piccolo contributo, che con 6,1 magari lo portiamo in doppia cifra quanto prima possibile. Grazie, grazie Felice, un altro grande protagonista animatore del territorio. Gianluigi, volevo anche aggiungere, sì, quando vuoi. Al di là del mini PIA che porta, io uso questa espressione, socializza l'innovazione, cioè la porta a quelle aziende che per dimensione o per settore merceologico o anche per provenienza geografica non sono portate naturalmente ad innovare, quindi devono essere in qualche modo costrette a sedersi insieme al team dei loro consulenti e tirar fuori la visione di sé a 10-15 anni invece che a 20 minuti. C'è anche il tema della grande impresa con la startup. Allora, Exprivia, che abbiamo citato, l'ha sempre coltivata in maniera piuttosto naturale questa relazione, ma oggi per chi vuole accedere al contratto di programma, quindi tutte le grandi imprese che vogliono accedere ai contratti di programma in Puglia, dovranno coinvolgere anche qui obbligatoriamente, siamo stati piuttosto prescrittivi in questa programmazione, almeno una piccola media impresa innovativa o una startup. E sono relazioni estremamente vincenti per tutti i soggetti che ne fanno parte, perché la grande impresa in qualche modo esternalizza un progetto di ricerca che la startup può, o la piccola media impresa innovativa può condurre in maniera più libera, più svincolata da quelle che sono le infrastrutture organizzative ed umane piuttosto importanti di una grande impresa, ma al tempo stesso la startup può fare affidamento su un savoir-faire, diciamo così, le spalle larghe, molto importante della impresa che ha le spalle. Ottimo, grazie per questi incisi che ricollegano tutto. Adriana, tocca a te, continua su Calliope. Anche Adriana, una nuova entrata nella scuderia di Calliope. Buonasera a tutti, sono Adriana e qualche anno fa ero a Milano, ho studiato lì, mi sono laureata prima come grafico e direttore creativo e lavoravo, stavo in grazia di Dio, come si dice qui. Però sono stata sempre molto legata al mio territorio e quindi ho detto proviamo a tornare a casa. E l'ho fatto, non so cosa avevo bevuto quel giorno, ma evidentemente i postumi della sbornia da 3 anni e mezzo li ho ancora, e ho aperto un'agenzia creativa che si chiama Cerchio, non per il cerchio alla testa che avevo per la... ovviamente si scherza, una stemia tra l'altro, ma perché vuole chiudere il cerchio delle aziende e delle realtà sul territorio. Io ero un po' arrabbiata quando ero in Lombardia, perché vedevo che tutta la manifattura era tutta del sud. E dicevo, ma com'è possibile che questi subappalti ad aziende del sud non vengano valorizzati? E nel mio piccolo l'idea di tornare qui era per contribuire in una piccolissima parte alla reputazione delle aziende. E quindi noi come agenzia creativa siamo specializzati nel settore industriale. Che dire, ci chiamiamo Cerchio per tante cose, perché siamo una cerchia di creativi, perché ci piace fare rete sul territorio. E se come diceva Gianluigi che prima il Sud, come diceva Gianluigi prima, se il Sud è incastrato in schemi in cui che non lo rispecchia, ecco, quello che vorrei fare io nel mio piccolo è proprio cercare di modellarli come davvero questo territorio si merita. E quindi ci piace fare rete, non abbiamo competitor, nel senso che ce li abbiamo, però ci collaboriamo. E pensiamo che questa sia un'idea vincente sicuramente per crescere. Che dire, a parte questo, non lo so, mi piace raccontare storie, canto sotto la doccia, e mi piace il canottaggio. È una grandissima, come si chiamano? Canottiera? No, Vogatrice. Vogatrice, grazie. Vogatrice. Infatti ho detto, ma di che parlo? Ma parla di questa cosa bellissima che fai. Vabbè. Sì, no, infatti un motivo per cui sono scesa, perché in Lombardia ci sono i laghi. Ma dove sta il mare là? Ma dove sta il mare? Ci sono i laghi però. No, però vabbè, il mare è diverso. No. Vuoi mettere quella salsedine? Assolutamente. Un risultato che hai già raggiunto che ti rende particolarmente orgogliosa? Un risultato come sportiva o come... azienda? No, il risultato è che settimana prossima diventiamo società.
quindi per me è un grandissimo passo e tremo soltanto al pensiero. Ma noi stiamo vicini, non ti preoccupare. Però in realtà il risultato più grande è che l'ambiente che si è creato in ufficio è veramente un ambiente bellissimo, che mi fa e ci fa superare gli ostacoli, i momenti difficili che ci sono, fanno parte della vita dell'azienda, in modo molto molto più positivo. Abbiamo appena superato una crisi assurda, però sono ancora tutta intera, grazie anche alle persone che lavorano con me. E quindi penso che la cosa più bella, poi a prescindere dai risultati, sia proprio l'ambiente, le persone che fanno parte di Cerchio. Grande, la Cerchia. Grande Adriana. Grazie, carissima. A tutti. Adesso ancora una startup, diciamo, abbastanza nuova agli aperitivi, che è Condozen di Silvana Lo Iacono, che ho scoperto l'altro giorno a un altro dei contest. Dove stavamo? Praticamente loro hanno fatto uno dei corsi, Shell. Devi andare lì, sì. E quindi poi ho scritto alla mia amica Annalisa Turi, che oggi è assente, ma non perché troppo lontana da casa, e perché non è stata molto bene. La salutiamo tutti e le fate per favore un applauso, perché senza di lei e senza lo staff di Balab tutte queste cose non sono possibili. E con tutto mi ha scritto anche quello che devo dire, come al solito, quello che devo fare, nonostante non si trovasse in ottime condizioni di salute. E quindi gli ho detto: ma tu perché non me l'hai presentata? E ho detto: ma scusa, è da un anno che fa il corso con noi praticamente. Allora poi sono andato da lei, cosa si è chiesto? L'ho conosciuta al corso tramite l'Uniba. E cosa ti ho detto quando ti ho incontrato? Ma che l'hai fatto? Che l'hai fatto, perché non ti ho presentato? E quindi in realtà all'inizio non capivo. Invece lei è bravissima e adesso vi dice pure lei la sua esperienza di Marea Sinistra. Vai. Va bene, io sono Silvana Lo Iacono, buonasera a tutti, vengo da Bari, classe 1990, e mi diverte sempre raccontare che quando quel giorno mi chiesero: ma tu cosa vuoi fare da grande? Io dissi, un po' confusa, ma rendere possibili le cose. Ero effettivamente un po' confusa, tuttavia avevo indovinato quella che era un po' la mia inclinazione naturale, cioè nel scovare problemi, individuare le cose che non funzionano o non funzionano abbastanza bene e ingegnarmi a costruire soluzioni. Questa di fatto è stata la mia attività principale, svolta prima in maniera ludica, poi in maniera lavorativa, in infanzia, in adolescenza e poi in quei 10 anni che io chiamo di post-adolescenza, tra studi universitari in economia aziendale, studi privati in marketing e poi lavoro come consulente e formatrice marketing. Nel 2023 volevo un cambiamento, cercavo nuova linfa e quindi me ne sono tornata all'università, mi sono iscritta alla magistrale, ho coinvolto mio fratello, un ingegnere civile con anche lui una decennale esperienza nel suo campo, e quindi sono nate due realtà. Lois 42 Management and Consulting, che è una società di consulenza appunto in ambito aziendale, business, ingegneria immobiliare, e la seconda, che è quella un po' più romantica per il suo carattere innovativo, su cui vorrei spendere un po' più di due parole, che si chiama Condozen, il tuo condominio senza pensieri. Condozen propone un modello di amministrazione condominiale sicuramente moderno, che sia anche per un discorso di anagrafica, si consideri che il settore condominiale dell'amministrazione ha un'età media superiore ai 50 anni, è multidisciplinare da principio, perché nasce già come l'unione di competenze complementari che si uniscono per una sola causa. È una causa che poi effettivamente è definita specifica e verticale, ovvero un modello di gestione specializzato nell'accrescimento della serenità e del benessere nei condomini. La nostra scommessa è molto semplice. Noi crediamo che i condomini di domani, ma in realtà anche di oggi, desiderino un condominio che operi sempre più come cuscinetto e filtro tra la vita privata, che vede nella casa un po' la sua massima espressione di serenità e di tranquillità, è una società un po' più, sempre più complessa e caotica, quindi di fatto un condominio che possa essere un luogo protetto e sicuro, sereno, ma anche un centro di servizi. Come lo facciamo? Sicuramente stiamo costruendo un modello teorico-pratico di gestione e poi operando attraverso 3 attori principali rispetto al classico, no, il tradizionale. Un ufficio gestioni che assicura la stabilità sul piano amministrativo, un ufficio tecnico che garantisce la sicurezza sulla gestione dello stabile, degli impianti e di tutta la componente di innovazione, che è molto molto ampia, e poi un terzo soggetto, un terzo attore creato appositamente, che si chiama Zen Manager,
che è appunto un professionista del condominio adeguatamente formato e ovviamente supportato per rispondere a quella che è l'esigenza di relazione dei condomini, che quindi per la prima volta sono visti non solo più come quella categoria gruppo informale, come lo chiama il codice, degli aventi diritto, ma anche come quello che sono di fatto, cioè un gruppo formale di persone diverse spesso tra di loro, che volente o nolente si ritrovano a condividere spazi di vita e di quotidianità. Grazie Silvana. Grazie. Grande. Occhi brillanti. Grande Silvana. Adesso, Mariella. Prima ti volevo chiamare in causa quando ho sentito Adriana dire che aveva paura. Che stava fondando la società. E cioè, però mi vengono i brividi, cioè ho paura, mi trema tutto. Tu la puoi rassicurare? Allora, prima di tutto che non devo è una dire folle, che qui non è una sopra folle. C'è un'area bellissima, quindi io non me ne vado più da qua, tanto per cominciare. No, ma che comincia l'aperitivo, vedrai, rimarrai tu sola là e tutti questi. Cioè, è un altro clima qui sopra, ho capito. Allora, io una domanda però, Gianluigi, prima. Ma fino a quando ci si può definire startup? Perché è uno spazio dell'anima ormai. È cioè, vero. Dire. Infatti, Marina mi ha rubato la battuta, perché in realtà io dico da tempo che noi siamo una startup. Sono Mariella Pappalepore, socio fondatrice e presidente di Planet Tech Italia. E noi siamo una startup di 30 anni, ma siamo una startup. E quindi mi prendo i 3 minuti dedicati alle startup, provo a raccontarvi nel primo minuto i primi 20 anni di questa startup, nel secondo minuto gli ultimi 10 anni e nel terzo minuto i prossimi 10 anni. Non so se ce la farò, ma provo a correre. Siamo nati nel 94, noi ci occupiamo, anzi il nostro payoff all'epoca era GIS e telerilevamento, quindi sistemi informativi geografici e telerilevamento da satellite. Ora, io vado spesso nelle scuole, nelle università a raccontare la nostra storia e devo fare fatica a spiegare ai ragazzi che nel 94 non c'era Google, non c'erano gli smartphone, non c'era Google Maps, non c'era un sacco di roba e i ragazzi strabuzzano gli occhi perché dicono: non è possibile. E invece era così. Internet. Noi siamo nati e siamo stati incubati per alcuni anni dentro il Tecnopolis e grazie a questo avevamo accesso a internet, perché non era così banale. E siamo nati con l'obiettivo proprio di vendere servizi nel settore del telerilevamento da satellite. Eravamo 3 soci, poi 4 di provenienza diversa. Io sono una geologa, un agronomo, un fisico e un ingegnere, sembra una barzelletta, però eravamo così, nati proprio con questa specializzazione. Quando però vi devo dire che queste tematiche neanche si insegnavano all'università, provenivamo da esperienze post-universitarie in cui avevamo imparato queste tecniche, avevamo immaginato in un futuro l'importanza di queste tecnologie e vi devo dire avevamo 25 anni, così ora svelo anche la mia età, e volevamo salvare il mondo con queste tecnologie. Adesso con la maturità dei 55 capiamo che forse non riusciamo a salvare il mondo, però qualcosina la possiamo fare. Giusto per citare i finanziamenti alle imprese, noi siamo nati come un fallimento, perché siamo nati chiedendo un finanziamento, allora c'era l'imprenditoria giovanile e ci ha bocciato, siamo stati bocciati perché ci hanno detto che il nostro progetto non aveva futuro. Siamo qui ora da 30 anni, oggi siamo 120 persone qui a Bari, abbiamo una società in Grecia con altre 30 persone, stiamo crescendo moltissimo negli ultimi anni, ma insomma a volte la lungimiranza è un po'... sicuramente è vero, in quel momento erano tecnologie, quando andavamo dai nostri potenziali clienti, pubblica amministrazione o... soprattutto allora la pubblica amministrazione, obiettivamente ci guardavano come marziani.
Cosa abbiamo fatto? Sì, mi dicono che devo stringere. Nei primi 20 anni ci siamo occupati di sviluppare servizi ad hoc per i nostri utenti. Facevamo commesse, lo facciamo ancora, in realtà costruendo informazione partendo dai dati satellitari. Poi negli ultimi 10 anni abbiamo un po' cambiato pelle. Noi ci siamo sempre rivolti, a differenza di alcune aziende di questo settore che sono molto spinte sulla tecnologia principalmente, noi ci siamo sempre occupati prima di tutto dei clienti, dei bisogni, di quelle che sono le necessità, di quelli che sono i problemi che possiamo risolvere con queste tecnologie. E quindi sulla base di questo, negli ultimi 10 anni abbiamo capito che anche dovevamo cercare di cambiare anche il modo di fornire il dato da satellite, per cui abbiamo anche acquisito una competenza, oggi sviluppiamo anche software per missioni satellitari, software che permettono anche di gestire l'allineamento dei satelliti o l'informazione, l'elaborazione delle informazioni anche direttamente da satellite. E che cosa faremo nei prossimi 10 anni? In realtà oggi stiamo ovviamente lavorando con tutte le nuove tecnologie, neanche a dirlo, intelligenza artificiale di cui si parla tantissimo, per migliorare e accelerare il processamento dei dati, quantum computing per elaborare grossi moli di dati, e questo è, diciamo, l'innovazione su cui ci sposteremo nei prossimi 10 anni. Però gli ultimi 10 secondi li voglio dedicare a spiegare soprattutto come lo facciamo. Queste sono le tecnologie, queste sono molto rapidamente ovviamente quello che produciamo, ma io sono, diciamo, molto orgogliosa sul modo con cui noi operiamo sul territorio, che secondo me, la mia modestissima opinione, è il nostro punto di forza. Da quando siamo nati, ho detto, 25 anni volevamo salvare il mondo con queste tecnologie. Capiamo che non abbiamo questa capacità, però ci dobbiamo ricordare tutti i giorni che queste tecnologie servono, sono importanti se migliorano la vita delle persone, altrimenti non servono a nulla. Quindi tutti i giorni il nostro primo pensiero è: quello che sto facendo, quello che sto producendo, serve a qualcuno, migliora la vita delle persone, migliora la vita del pianeta, migliora la nostra capacità di risolvere i grandi problemi che sono quelli dei cambiamenti climatici e di tutti quelli che sono i problemi ambientali. Ecco, se servono a questo, stiamo facendo un buon lavoro. Siamo dal 2021 società benefit, anche perché lo siamo da sempre, ma ci siamo trasformate in società benefit per confermare e affermare che il nostro agire, la nostra azione deve essere sempre attenta e rispettosa di persone, ambiente, società. E grazie. Grazie, grazie. E io mi sposto là perché questo sta benissimo. Vabbè, ok. Mariella, è tua quella poltrona. Poi chiediamo magari agli allestitori se si portano solo la. No, resta Mariella, davvero. Resta Mariella. No, ma è bellissimo. Almeno legittimi la mia presenza sul palco. Maddalena, raggiungi tu. Bello Mariella, anche quest'ultima parte legata alla società benefit, alla grande struttura e spessore etico che avete messo in questi anni. Vedo qui Vincenzo, la grande operazione fatta culturale, una scuola per molti di noi, colloqui di Martina, Costellazioni, tante iniziative bellissime che per la mia generazione sono state fondanti. No, non, sulla società benefit, prendendo spunto... Ah, c'è un'altra iniziativa della regione. Da Planetech. È vero. Sto facendo tipo la fiera del Levante, vendendo i prodotti. Tappeti. Prendendo spunto da alcune società pioniere in Puglia nella trasformazione in società benefit, cioè nel cristallizzare un trend che era già della società, abbiamo varato nel 2022 la prima legge regionale sulle società benefit in Italia. Questa cosa ci viene anche riconosciuta da Asso Benefit, che ogni tanto ci chiama a raccontare questa cosa in giro, che è tesa non a disciplinare il tema del benefit, perché la disciplina è nazionale, ma a promuoverla. Perché cos'è la società benefit? È un'azienda che ha come fine il profitto, quindi non è una no profit, è un'azienda
profittevole, che però ha come scopo congiunto quello di un beneficio pubblico, e questo beneficio pubblico può assumere tante forme, da quella della sostenibilità a quella della promozione del lavoro delle donne, diciamo esercitabili secondo gli ESG sostanzialmente. Questo beneficio pubblico naturalmente viene monitorato e verificato anno per anno attraverso una serie di strumenti che legano le società alle camere di commercio. Noi andiamo con la legge regionale a sostenere la costituzione o trasformazione delle società normali in società benefit con delle premialità che sono su tutti i bandi regionali. Quindi le società benefit che aderiscono ai bandi regionali prendono un cicinin in più rispetto agli altri, ma anche con un registro regionale, un premio annuale e una serie di attività di formazione e informazione, perché in questo modo insieme al perseguimento dell'obiettivo di profitto della società, noi sappiamo per certo che ci sarà una diffusa generazione di valore pubblico, quindi non proveniente solamente dai soggetti che a questo sono naturalmente portati, cioè le istituzioni pubbliche, ma da tutti i soggetti privatistici che si vogliono esercitare in questa cosa, e sono sicura che in Puglia saranno tantissimi. Insomma, si può mettere etica nelle politiche, no? No? Si può fare un po' di politica con etica. Invece Maddalena, io ti volevo, innanzitutto ringrazio anche te per questa bellissima presenza. E invece io prima, congiungendo il filo tra Adriana, Mariella, che è tornato su un tema per noi importantissimo nel Balab, che è quello del fallimento, e del fatto che uno si debba cimentare, ci debba provare, poi come Mariella dice, io stavo lì, mi avevano detto che non valeva niente quello che avevo fatto, e io, proprio perché me l'hanno detto, no, quasi con un senso di rivalsa, ci devo riuscire, ce la devo fare. Quante volte succede questa cosa nella vita di un'imprenditrice? Tantissime, perché diciamo la paura è tanta ogni giorno, infatti non a caso le ore di sonno diminuiscono man mano che si va avanti, sono sempre inversamente proporzionali all'età. E io ho cominciato quando avevo 16 anni, quindi la mia prima esperienza lavorativa è stata uno stage in un'agenzia, una grossa agenzia di organizzazione di eventi, quindi questa è stata la mia grande opportunità, e quindi invece di andarmene al mare come tutti i sedicenni, avevo altissimi voti tra l'altro, e mi sono dedicata a fare qualcosa, ecco, a tenermi occupata, e poi ogni estate sono andata fino al mio diploma e sono stata assunta. Ho avuto il mio primo contratto a tempo indeterminato a 19 anni, appena diplomata. Nel frattempo in quella società, in quell'agenzia, era cambiato il proprietario e mi ha impedito, mi ha detto o rimani qui a lavorare con me oppure ti iscrivi all'università, perché comunque io volevo continuare i miei studi, e quindi lì ho deciso di lasciare il lavoro e dedicarmi allo studio. Ho trovato un altro lavoro, quindi mi sono sempre dedicata all'organizzazione di eventi. Progettazione e organizzazione di eventi è quello che io faccio ora, con la mia azienda che si chiama Meeting Planner, un'azienda di Bari, e si occupa appunto di progettazione e organizzazione di eventi, e diciamo quello a cui mi sono dedicata sin da subito, appena ho aperto l'azienda che quest'anno compie 20 anni, tra qualche giorno, mi sono iscritta ad un'associazione. Quindi il primo atto formale è stato quello di entrare in una comunità. Ed è questo che vorrei condividere, più che la mia esperienza personale, perché è molto simile. Io prima, quando parlavi di filo conduttore, pensavo che volessi unire le nostre M, perché Mariella, Maddalena, Marina e Mariana, pensavo fosse fatta apposta. Questa delicatezza. E Monica. Per cui forse questo ci ha portato bene. Mi sono iscritta in un'associazione internazionale, che è Meeting Professional International, ed ero l'unica iscritta dal Sud Italia. Quindi anche questa per me è stata una grande opportunità. Non mi sono mai sentita sola, ma sempre in una comunità di colleghi, e grazie a questa esperienza di condivisione è stato possibile crescere, aprire la visione verso quello che facevano anche all'estero, e quindi mi ha permesso insomma di fare tanti passi in avanti. L'altra mia grande opportunità è trovare sempre delle persone che mi hanno accompagnato nel percorso lavorativo, quindi
La famiglia innanzitutto, che ti deve sostenere, perché il nostro lavoro ci porta spessissimo fuori. Organizzare eventi, un lavoro meraviglioso, ma è molto, ti porta molto fuori casa. E ovviamente sono mamma, moglie, quindi figlia, per cui diciamo, per noi donne conciliare i tempi di vita e lavoro 20 anni fa non era così semplice. E questo è stato insomma l'altro motivo per cui sono andata via dall'agenzia in cui lavoravo. E quindi poi mi sono laureata, ho promosso e sono riuscita ad ottenere una certificazione per il nostro settore, per la nostra professione, che è la certificazione Meeting and Event Manager, perché tutti pensano di poter organizzare gli eventi, ma in realtà non sanno che dietro c'è un lavoro, un pensiero. Quindi se noi siamo qui ora in questo posto, qualcuno ha deciso che qui poteva accadere qualcosa di speciale rispetto ad un altro posto, ecco, non definisco in altro modo. Bellissimo, Maddalena, tu devi tornare. Grazie. Perché mi sa che c'è tante cose da raccontarci, bellissime, grazie, 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 grazie. Grazie Maddalena, una nuova new entry per il Balab, e Matter Farm, che in realtà noi conoscevamo da prima, un po' ci siamo cercati, anche perché fate delle cose bellissime, avete anche questo sound global, molto molto interessante. Volete andare entrambe? Io ne avrei piacere. Anche la direttora. Direttora, possiamo fare un... Mi siamo accoglienti su questo palco? No, serve per fare le foto. Cioè, chiaramente io non ci arrivo alle cose. Perché poi, come Maddalena ci ha spiegato... Se sul palco ci facciamo un selfie. Tutti. No, ma io non c'è... Vedi, per esempio, Maddalena ci ha spiegato delle cose. Quando gli uomini aiutano nelle carriere, cioè nel senso che tu hai detto che c'erano due volte due uomini che ti hanno detto cosa avresti dovuto fare, tu hai fatto la cosa diversa, non fidandoti giustamente degli uomini, e sei riuscita. Quindi anche questo è un bel insegnamento. C'è lì il microfono. 3 minuti. Ok, sono Agata Coviello. Come per corso imprenditoriale avrò poco da raccontare, perché in realtà, a differenza della mia età, ho a questo momento percorso ben poco. Sono qui in Puglia perché ho desiderato, da un certo punto della mia vita, effettivamente guardare il mare a sinistra, perché sono andata via dalla Puglia che ero appena... avevo appena raggiunto la maturità liceale, università fuori a Roma, e da lì praticamente sono rimasta in giro fuori fino al mio ultimo incarico in Svizzera. Mi sono sempre occupata di, sono un legale, e mi sono sempre occupata di sviluppo di reti commerciali, in particolar modo di retail, franchising e quant'altro, soprattutto all'estero. Il periodo del Covid è stato fantastico, perché effettivamente mi ha dato modo di realizzare effettivamente quello che era poi il mio desiderio, no? Che purtroppo non riuscivo in qualche maniera a far venire fuori, e cioè quello di dover tornare nella mia terra e cercare di mettere a servizio della mia terra quello che comunque avevo imparato un po' in giro. Nei precedenti interventi, credo forse Adriana mi ha un attimo colpita, perché si parlava effettivamente del bistrattare, no? Il meridione, e soprattutto il valore che noi meridionali apportiamo in giro per il mondo, di non riconoscerlo, di sottovalutarlo e di umiliarlo. Questa è stata una molla di rabbia estremamente forte, soprattutto un giorno, ricordo come se fosse ieri, sentir parlare di contratto collettivo nazionale e contratto collettivo napoletano. E questa cosa, insomma, mi ha portata, metaforicamente parlando, a rovesciare il tavolo di fronte a colleghi
con cui, e anche soci, insomma, con cui fino a quel momento avevo, avevo condotto un bel percorso lavorativo. Il mio ultimo incarico, appunto, era in Svizzera, e così ho mollato tutto, quindi il tempo del Covid, con la felicità di mamma e papà a Grottaglie, quindi sono ritornata. In quel particolare momento ho rinsaldato una bellissima amicizia con una campana che 15 anni fa, in tempi non sospetti, aveva scelto la Puglia come luogo d'amore per creare un suo progetto, di autosufficienza alimentare, un progetto di autosufficienza energetica. Aveva mollato tutto, la sua professione di architetto, la sua frequentazione anche di ambienti accademici, e quindi ha acquistato una proprietà in Torre Guaceto, finisco subito, Torre Guaceto, bellissima, non ho bisogno, insomma, di presentarla, una biodiversità incredibile, e lì ha notato tra le varie piante una pianta che non è poi alla fine una pianta diciamo che ci appartiene, ma che viene utilizzata soprattutto nel meridione dell'Europa come pianta di ornamento, che è l'aloe vera, Aloe Barbadensis Miller, di cui tutti noi conosciamo le proprietà perché la troviamo in ogni dove, insomma, è il prodotto botanico maggiormente utilizzato dall'industria farmaceutica, ovunque. Basta. Benissimo, quindi... Non ce la facciamo più, non ti sentiamo perché c'è la musica. Ok, vado quindi... via, ciao. Grazie, poi ci teniamo, no? Ci teniamo con tante cose. Assolutamente, assolutamente. Grazie. No, volevo solo dire che stiamo partendo stiamo validando il nostro progetto esattamente in queste settimane con il primo prodotto che mettiamo in commercio, e testiamo gli ultimi feedback e poi partiremo a fine anno. Facci sapere, attendiamo due. E adesso arriviamo a Chiara, e qua il cuore batte forte perché Chiara a un certo punto ha fatto outing e mi ha detto che è stata una mia studentessa, cioè, io non me lo ricordavo. Non perché Chiara non avesse valore, ma perché ormai nella mia testa non mi ricordo più niente. C'ho due figli, uno lo chiamo con il nome dell'altro, per cui, diciamo, sto messo male. E lui mi ha detto, e io la prima cosa che gli ho chiesto è se avevo determinato danni importanti. Nonostante una studentessa. E mo sta facendo una cosa grandissima insieme con Paolo, che è un altro nostro start-up seriale, oltre che start-up, grande ricercatore, grande animatore del territorio, grande restitutore per il Balab. E stanno facendo una cosa bellissima, pure loro mostrano un sacco di premi, ogni tanto se ci salutate, se ce lo fate sapere, grazie. Vai Chiara. Buonasera a tutti, sono Chiara Mongiovì e inizio i miei 3 minuti anch'io con una piccola nota autobiografica, non per autocelebrazione ma per dare adito soprattutto ai discorsi introduttivi di questa serata. Io ho ottenuto la mia laurea in chimica qualche anno fa e 20 giorni dopo aver sostenuto la mia tesi ho chiuso la valigia, sono partita su un aereo che mi ha portato in Francia, quindi sono un piccolo esempio se non di mare a sinistra ma di Alpi a sud-est. Dopo 4 anni passati lì lungo un percorso sempre nel campo della ricerca ero arrivata ad un bivio per il quale o rimanevo all'estero tutta la vita o cercavo di rientrare in Italia. La scelta è ovvia, dato che oggi sono qui, ma la parte più bella di questa scelta è che non solo sono rientrata in patria, ma sono rientrata esattamente nella regione e nella città dove volevo tornare, che considero ormai casa. Tutto questo è stato possibile grazie al progetto BME, un acronimo di Bio-Based Material for Energy, nato in seno al CNR, grazie anche al lavoro e alla passione del mio collega Paolo, ed è un progetto che ha come obiettivo quello di sostituire alcune componenti metalliche presenti in dispositivi di accumulo energetico,
come le batterie, con un materiale a base di biopolimeri, quindi bioplastica, resa naturalmente conduttiva. Il tutto per cercare di creare dei dispositivi, delle batterie che siano ecologicamente più sostenibili e che quindi possano supportare il processo di transizione energetica e soprattutto di elettrificazione a cui noi tutti, volenti o nolenti, stiamo andando incontro. È un progetto ai suoi primi passi, dal punto di vista di startup effettivamente non siamo ancora costituiti come startup, ma prevediamo di farlo alla fine di un progetto POC in corso, che ha come obiettivo il raggiungimento di un TRL 4 e 5 sul quale ormai siamo già abbastanza avanzati, la stesura di un brevetto, e anche lì siamo riusciti a depositare la nostra domanda ad aprile, e soprattutto è un POC che noi abbiamo potuto portare avanti grazie al supporto e al finanziamento di Tech for Planet di CDP. Insomma, quindi, che dire, siamo veramente all'inizio, ma è un percorso nel quale crediamo veramente tanto. In primis io me ne innamoro ogni giorno di più e sono praticamente passata da una prospettiva utopica fino a un anno fa ad un cambiamento di pensiero che mi ha fatto riflettere e pensare, dopo i soli primi 2 mesi di lavoro su questo progetto, a un ma che cosa sto facendo? Diventato un che grande fortuna ad aver incrociato nel mio percorso un'opportunità di questo tipo, che mi permette una crescita non solo personale, ma anche una crescita sul territorio e soprattutto una possibilità di futuro che non pensavo essere possibile, soprattutto dipendere dalle mie forze. Grazie mille. È carinissima, vabbè. Vabbè. Grazie Chiara. Tematiche dense, no, professore, vai. Tematiche dense. Hai visto, il poi... senso, hai visto il senso che poi dicono i giovani, cioè io mi sento molto più superficiale di... Ah ma no, io sono contrarissima alla retorica dell'âge d'or, l'età dell'oro nella quale noi abbiamo studiato, noi sappiamo le cose e i giovani no. No, no, tu sai che ormai Alba Lab è un reverse mentoring continuo, cioè sono loro avendo che ci insegnano le cose. Avendo la fortuna di avere a che fare con loro. Il tema della sostituzione delle componenti metalliche nelle batterie è un tema anche molto importante dal punto di vista geopolitico, questo diciamo certo, naturalmente strategico. Non sfugge a nessuno, ma mi piacerebbe sottolineare il punto che lei ha citato un altro strumento ancora, e oggi ne sono venuti fuori una certa quantità, che è quello di Cassa Depositi e Prestiti, di Tech for Planet, per cui si rivela quello che tu dicevi prima, no? L'ultima cosa che manca, l'ultimo problema sono le risorse. Di questi tempi, sì. Ci sono una serie di strumenti infiniti, basta volerlo. Assolutamente, assolutamente. Scienza per scienza, un'altra collega ricercatrice bravissima. Che c'è? No. Qui viviamo l'esperienza del ricercatore che non sa se vuole fare l'imprenditore. Vai. Buon pomeriggio, sono Luciana Cicco e sono ricercatrice presso il Dipartimento di Farmacia, Scienze del Farmaco di Bari. Quest'oggi rappresento il team Green Organic Synthesis, che nasce da una collaborazione con un'azienda cosmetica di Minervino. In realtà il nostro progetto di ricerca è diventato una vera e propria idea imprenditoriale dal nome Psoriatrix. Un giorno ci siamo imbattuti in un lavoro scientifico di autori cinesi che mostrano che sono in grado di estrarre da fonti naturali una molecola utilizzando dei solventi organici tossici, e hanno visto che questa molecola è utile per il trattamento della psoriasi. La psoriasi è una patologia infiammatoria della cute fortemente invalidante, cronico recidivante, che colpisce 2 milioni di italiani, ma ad oggi non esiste un trattamento efficace per questa patologia, e quindi questa procedura di estrazione di questa molecola è complessa, costosa e non scalabile a livello industriale. Pensate che se volessimo acquistare questa molecola dei cinesi, 10 mg hanno un costo di 355 euro. Quindi ci siamo detti, bene, siamo dei chimici organici sintetici, proviamoci. Abbiamo iniziato ad effettuare i primi esperimenti nel 2015, tutti fallimentari. Poi abbiamo iniziato a vedere un po' la luce, quindi ottenevamo la molecola in piccolissime quantità e con scarsa purezza.
fino a che nel 2022 abbiamo brevettato la procedura di sintesi di questa molecola in modo ecosostenibile, in linea con i principi della green chemistry e non tossica per l'uomo e per l'ambiente. L'Università di Bari è il titolare del brevetto, noi siamo gli inventori. A questo punto abbiamo subito mandato il nostro dottorando in questa azienda cosmetica di Minervino e ha prodotto questa molecola a livello industriale. Dopodiché abbiamo intervistato i pazienti psoriasici, abbiamo cercato di capire quali fossero le loro esigenze e a quel punto abbiamo creato la nostra formulazione. L'abbiamo distribuita gratuitamente a 100 pazienti seguiti dai loro medici ed effettivamente la nostra crema porta alla scomparsa delle lesioni cutanee in tempi più rapidi e con un effetto più duraturo rispetto a tutti i prodotti disponibili ad oggi sul mercato. Noi stiamo partecipando in questi ultimi mesi a diverse iniziative, il Balab ci sostiene sempre, diverse iniziative di formazione, imprenditoria. Abbiamo partecipato l'anno scorso alla Start Cup Puglia, siamo rientrati tra i finalisti, abbiamo ricevuto anche 4 riconoscimenti e quindi in questo momento non siamo ancora una startup costituita, vorremmo costituirci a breve e speriamo di ricevere dei finanziamenti per poter, il nostro speranza è di arrivare il prima possibile sul mercato. Grazie a tutti. Ma vedi che lavori stiamo facendo? Cioè adesso un ricercatore che parla così, ma fino a poco tempo fa lo immaginavi, una cosa bellissima. E anche questa è una sfida per il Balab, capire cosa fare, perché lei però adora fare la ricercatrice, non la puoi staccare da fare la ricercatrice, quindi dobbiamo trovare una soluzione anche per questi domini, dove il ricercatore diventa l'imprenditore, la testa d'opera importante, determinante, e che non si può staccare dal laboratorio. Sei fantastica, Luciana, però io volevo il tuo team di uomini per far capire che tu sei molto più efficace nello storytelling rispetto a quanto loro riescono a fare. Sì, ma hanno mandato, diciamo, il più giovane, lui lo sa chi è che comanda. Allora, Paolo Martini, ci hai atteso fino ad ora, che idea ti sei fatto di questo scorcio di Puglia? No, un'idea bellissima, poi ho visto che vi conoscete tutti, quindi infatti mi sento un po' un intruso. Vabbè. Nessuno è intruso in Puglia. Ok. So che vi conoscete tutti. Piacere, Paolo. C'è un grande murales a Bari, calcistico. Si dice, a Bari nessuno è straniero, nemmeno Guerrero, che era un attaccante dei tempi. Okay. Io sono comunque ligure, quindi il mare ci accomuna. Va bene, allora, mi hanno chiesto di raccontare un po' cosa abbiamo fatto. Parlando di startup mi sento abbastanza in casa, perché noi abbiamo investito tanto come Azimut in questi anni e oggi l'ultimo dato dice che circa 5 startup su 10 in Italia passano dal nostro ecosistema, quindi abbiamo deciso tanti anni fa, nonostante siamo una realtà internazionale, siamo di matrice italiana, siamo un po' stufi di vedere tanti soggetti esteri che vengono a comprarsi le nostre aziende. Questo sta succedendo negli ultimi anni in maniera importante, sia lato pubblico, sia lato quindi grandissime aziende, sia anche lato aziende più piccole, e quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto, perché poi in Italia si chiede sempre, poi quando bisogna fare spesso chi potrebbe fare si tira un pochettino indietro. Per cui 10 anni fa abbiamo pensato di creare questo ponte, da un lato gli investimenti. Sappiamo che in Italia c'è un grossissimo risparmio, quindi c'è una grandissima potenzialità, dall'altro lato le imprese. Per cui siamo partiti con questo progetto, che per noi era una cosa nuova, a proposito di innovazione, di tentare di seguire strade nuove. Comunque noi seguiamo il patrimonio di clientela importante, però nel mondo imprese, i cosiddetti mercati privati, quindi venture capital, private equity, private debt, non c'eravamo mai stati fino a pochi anni fa. E poi abbiamo voluto anche un po' rendere questi strumenti democratici, perché lato investimenti, parliamo prima di strumenti, fino a poco tempo fa erano solo d'appannaggio di chi ha tanti soldi, dei grandi family office, delle grandi famiglie. Quindi noi abbiamo democratizzato questa asset class, oggi con 50.000 clienti che hanno investito in questo mondo. Siamo, penso, la società che ha più clienti al mondo investiti in imprese finali. Quindi è stato un percorso lungo, faticoso, abbiamo investito tantissimo. Per darvi un'idea, qualche centinaia di milioni di euro. Oggi abbiamo 6 hub gestionali tra Milano, Lussemburgo, New York, in Brasile,
a Dubai e anche in Turchia, e il dato abbastanza recente, abbiamo contribuito in Italia a creare 50.000 posti di lavoro, quindi insomma siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo dato da un lato rendimenti ai nostri clienti e dall'altro lato abbiamo aiutato le imprese. Il mondo delle start-up per noi è un mondo molto molto importante. Abbiamo comprato il 51% di Mama Crowd, siamo soci, che è leader di mercato nell'equity crowdfunding. Abbiamo comprato una parte importante in Lyft, in Jellyfy, in P101. Quindi abbiamo investito tanto per costruire proprio questo ecosistema per aiutare le imprese italiane. E devo dire che, abituato ad avere a che fare con imprese un po' più mature, nei giovani abbiamo trovato veramente una energia, una voglia di fare che comunque ci ha anche contagiato positivamente. Perché poi alla fine, come dicevamo prima, come ho sentito questa sera, le idee non mancano assolutamente. Abbiamo aiutato circa 1.100 imprese in Italia in questi anni, sia lato debito, sia lato equity, e 150 start-up, è il dato più aggiornato che ho, di varie tipologie. Al sud abbiamo investito molto a Catanzaro, perché abbiamo fatto un'operazione importante con l'Harmonic Innovation Hub, dove abbiamo acquistato il building. Qui abbiamo investito 35 milioni e mi ricordo che quando abbiamo fatto il CDA della nostra società io ci credevo moltissimo, c'è chi mi ha chiesto come mai investiamo 35 milioni in un'area come Catanzaro, e ho risposto che diciamo era a mio avviso un'opportunità importante anche per costruire un dinamismo che oggi è assolutamente indispensabile. E vogliamo continuare in questo modo, perché in Italia abbiamo veramente l'opportunità anche come società private di aiutare le imprese a crescere, anche perché siamo stati supportati molto, anche lato fiscale siamo stati aiutati tanto, quindi gli investimenti oggi sono facilitati, per cui devo dire che una volta tanto c'è stato in generale un supporto al sistema molto molto forte, quindi oggi investire in startup o comunque nei mercati privati ha anche dei vantaggi fiscali molto molto importanti, che purtroppo sono comunicati poco. Ecco, vi devo dire che speravo che quello che abbiamo iniziato a fare noi, comunque siamo oggi a circa 6 miliardi di euro investiti in questo mondo, pensavo che sarebbe stato un po' più seguito, ma anche in questo caso ne hanno parlato tanto, ma nei fatti hanno fatto poco, perché sono cose che tendenzialmente si conoscono meno. Infatti quello servono competenze, parlavamo prima di competenze nuove, quindi serve trovare persone che hanno anche una mentalità diversa, e quindi siamo un po' tutti nel nostro sistema arroccati un po' sulle nostre posizioni, secondo me spesso anche visti in maniera un pochettino sospetta. Per cui noi ci siamo e siamo molto contenti di poter aiutare da un lato le imprese a crescere e dall'altro gli investitori ad avere assolutamente ritorni interessanti. Grazie Paolo per essere stato qui con noi. Chiaramente il percorso insieme comincia oggi e sarà davvero molto lungo, per cui io sono tieniti disponibile a venirci a trovare, ad abbracciare i nostri ragazzi, a dargli le tue pacche sulle spalle, perché poi di questo c'è bisogno, anche di tanto coraggio, di tanta fiducia da trasmettere, dire ce la possiamo fare, come prima stiamo dicendo. Serve altre. Soprattutto in fase iniziale. Anche a Catanzaro. Anche a Catanzaro, assolutamente sì. Grazie Paolo, grazie a voi. Tante. Allora, l'ultima startup, poi ci sono l'ultimo ospite e poi c'è l'aperitivo finalmente per i tanti di voi che sono venuti esclusivamente per questo, e lo so, e lo so, e lo so. Adesso andiamo con l'ultima nostra startup, questa un'altra startup di Calliope che abbiamo recentemente messo dentro la nostra scuderia, ma davvero con grande affetto. Loro sono bravissime, non so chi di loro parlerà, però io vorrei che venisse tutte e tre sul palco. Si chiamano Sex Jujube, sono una startup eccezionale. Dai, venite tutte e tre, o uno deve fare le foto. No, da questo è argento vivo, adesso che le senti. Hai visto? Che fa un aperitivo rinforzato. Faccio la valletta, sedete. No, ma Gianluigi mi ha chiamato per questo. Ha detto mi serve una valletta riccia, una liscia. Prima c'era Rodolfo che faceva l'altra valletta, adesso sono rimasta solo io. Prego, prego, accomodati. Stia, signora Stia. Che vorrà dire questo fatto?
stiacchi. No, non ci avete il microfono. No, l'avevo visto. Così ce l'avete anche voi. Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, io sono Silvia, qui c'è anche Nadia e Antonella. Noi siamo una startup innovativa tutta al femminile e ci occupiamo di benessere sessuale. Quindi quello che noi abbiamo creato è stato un e-commerce di sex toys con al centro il valore dell'inclusività. E che vuol dire inclusività? Vuol dire non solo includere, perché nessuno ha il diritto di includere nessun altro, ma porre tutti allo stesso livello. Quindi il nostro e-commerce di sex toys è rivolto agli uomini, alle donne, alle coppie, alla comunità LGBTQ+, ma anche alla disabilità motoria. Quindi quello che facciamo è lavorare a stretto contatto con un team di ricerca, quindi psicosessuologi, fisioterapisti del pavimento pelvico, medici esperti nel settore della sessualità, e sui sex toys che possiamo utilizzare tutti noi, inserire un bollino che è un nostro marchio d'impresa, quindi registrato con la ricerca scientifica, che include dei parametri, dei benefici, perché per noi il sex toys è uno strumento di conoscenza, di piacere, che può migliorare e sostenere la sessualità di tutti, perché la disabilità motoria è un mercato trasversale, quindi non è che noi targetizziamo, il bollino è presente ovunque, in tutte le categorie, per cui la persona con disabilità motoria è una persona come tutti quanti noi, cerca come tutti quanti noi il diritto alla sessualità, il diritto al piacere. Quindi quello che poi noi abbiamo fatto, cos'è stato? Aggiungere, grazie alla vincita di Tecnonidi e quindi il sostegno della nostra regione Puglia, abbiamo implementato la piattaforma con un altro servizio, che è quello delle videoconsulenze specialistiche sul benessere sessuale, includendo naturalmente anche le persone con disabilità motoria. Come dire, per noi è importante parlare di benessere sessuale perché tutto ciò che riguarda la vita quotidiana della persona, la salute, il benessere psicofisico, passa anche dalla sessualità. Noi in Italia abbiamo un piccolo problema in cui anche all'interno delle scuole non è obbligatoria l'educazione alla sessualità. E questi sono altre attività che noi facciamo offline, perché lavoriamo anche sul tessuto culturale, che sia italiano che sia anche all'estero, perché poi l'obiettivo è anche un po' quello, di parlare di sessualità con gli esperti, ma anche con gioco, per far cadere i tabù, perché la sessualità non è solo la performance, no? L'atto penetrativo e tanto altro, è il rispetto, il consenso, l'affettività, la sessualità è anche per noi donne, per esempio, importante poter conoscere noi stesse, affrontare ogni condizione di vita a prescindere dal fatto che abbiamo 16 anni, 20 anni, 30, 50 anni, siamo donne, siamo uomini sempre, a prescindere. Quindi questo è quello un po' che noi abbiamo iniziato a fare. Voglio però che anche comunque Nadia e Antonella aggiungano qualcos'altro, visto che abbiamo poco tempo. Però allora, c'è anche un altro progetto, dillo per tu. Per quanto riguarda la nostra mission, vai. Le prossime attività che faremo, anche noi implementeremo le due piattaforme con l'intelligenza artificiale. E l'obiettivo però anche il più importante è creare un giorno un sex toys che sia realmente accessibile sia per le persone abili che per le persone con disabilità. Questo sarà il prossimo progetto che noi vorremmo mettere in atto. E del resto poi ringrazio tutta la, perché comunque come diceva Silvia, grazie alla Regione Puglia abbiamo realizzato la piattaforma delle consulenze grazie al progetto, al bando Tecnonidi. Basta. Esatto, poi grazie ancora. Bravissime, bravissime nei tempi. Aspetta un secondo, devo raccontare questo aneddoto. Loro erano a We Make Future a Bologna la settimana scorsa nello stand della Regione Puglia, perché ogni tanto nelle misure di accompagnamento alle start-up, ma alle aziende piccole e medie in generale della regione, anche su segnalazione delle aziende, partecipiamo con uno stand della Puglia ad alcune fiere particolarmente rilevanti, diciamo, per il pubblico che le frequenta, ma anche per il posto in cui si svolgono, e ospitiamo nel nostro stand le start-up che naturalmente vengono scelte in base ad una call e via dicendo. Le foto della loro presentazione hanno fatto il giro del mondo, tanto che stiamo pensando che forse se dessimo gadget loro, il nostro stand sarebbe sicuramente il più visitato di tutta la fiera. Ne ho certezza assoluta. Grazie. Io invece vedo in piedi, perché stiamo verso la fine, Gianni Previdi. Gianni, vieni qui vicino a me. Quanto respiri, quanto
quanto profuma di futuro questo il tuo libro parla tanto di futuro, quanto profuma di futuro? Beh, il futuro francamente lo trovo più qua che nel testo che ho scritto, anche perché ho trovato in diverse forme questo atteggiamento di immaginazione, di creatività, di rompere gli schemi, di disubbidienza, che non a caso è il titolo marchettaro del libro, no? Che ho dovuto negoziare con la casa editrice evidentemente, ma che rappresenta effettivamente, no, la mia anima. Io sono stato imprenditore, ho fondato tante società dagli anni Ottanta, allora non si chiamavano start-up, erano iniziative imprenditoriali. E a differenza di tanti guru, no, che sento e condivido con loro scenari palcoscenici in cui vantano, no, io dico che in tutte queste iniziative tutti gli errori imprenditoriali, tutti gli errori manageriali li ho fatti tutti, ne ho inventati anche di nuovi. E questo mi ha dato una forza anche per suggerire, io faccio l'advisory proprio per aziende, no? Soprattutto aziende strutturate, quindi non start-up, per far evitare loro determinati scivolamenti, determinati errori. Ma però Gianluigi, che è la fonte ispiratrice, una delle mie fonti ispiratrici anche emozionalmente parlando, mi ha detto di fare uno speech di pochi minuti, no? Con una suggestione. E credo che mi è venuta in mente una suggestione molto interessante che nasce nella fisica, ma secondo me coinvolge la vita di tutti noi, le imprese, gli uomini. Mi riferisco a un esperimento che tutti possiamo fare in casa. Prendete 3, 4, 5 metronomi, sapete quelli che si mettono nei pianoforti per battere il tempo, li attivate, in diversi momenti questi cominciano a oscillare, però in fasi differenti. Se appoggiate questi metronomi in un pezzo di legno, concetto di piattaforma, che a sua volta è appoggiato per esempio in 3 banalissime lattine di aranciata piuttosto che di Coca-Cola, vedete che in pochissimi minuti questi metronomi vanno in fase. Questo che ha a che fare con la cosiddetta armonia, campo armonico, campo di coerenza, come studiato in fisica tra l'altro, ha a che fare anche con l'umanità. Proviamo a chiederci perché nel Rinascimento a Firenze tutte le menti più immaginative e creative erano lì. Proviamo a chiederci come in Francia nell'Ottocento le menti, chiamiamole più illuminate, no? Erano lì. Nel primo del Novecento, no? Le menti filosofiche che hanno fatto di fatto la storia della filosofia, diciamo, recente, contemporanea, erano lì. Perché non c'è il creativo, l'inventore isolato. L'inventore è colui che ha la fortuna di risuonare in fase con altri, contaminandosi. E senza andare oltre, sprecare oltre parole, perché avete tante cose interessanti, credo che qui, quello che sto vivendo in questo esatto momento, che ho vissuto ieri anche durante la bellissima presentazione, non tanto del libro, ma dei temi del libro, qui c'è un ambiente in cui si va in risonanza di fase. Ed è lì che nascono le cose emergenti e le cose interessanti, e soprattutto credo che sia importante anche sottolineare che ho visto una grossa attenzione non tanto al ROI, il mitico ritorno degli investimenti, ma al social ROI, cioè capire come la mia attività può anche ridare al territorio che mi ha sostenuto nella fase di startup, per mettere in pista l'idea che avevo, l'immaginazione che avevo e renderla concreta a disposizione di tanti. Credo che qui è un ambiente veramente emozionante perché mi fa andare in risonanza di fase proprio con il mio pensiero e di come vedo l'evoluzione dell'immaginazione, della creatività, e credo che sia proprio il carattere, la cifra, a mio avviso, della cultura, userei dire, meridionale, che da questo punto di vista non ha niente da invidiare con i milanesi. Va bene? Grazie. Mamma mia Gianni, che brividi ci hai fatto venire. Secondo me anche la direttora sono venuti i brividi in questa. Vai, c'è. Stavo pensando che potremmo, diciamo, sulla scorta di questo insegnamento indicare un nuovo indice dove il ROI, il ROP, il Return of People. Certo. Perché, diciamo, per noi in questo momento è ancora più importante del profitto. Del ROI, la ritornanza. Grazie, grazie Gianni, grazie ad Angelo Gigante, altro fuori classe di questa terra che sta facendo tantissimo con la sua impresa
e che ci porta anche persone come Gianni Previdi della scuola di Palo Alto. Siamo alla fine, è l'ultimo ostacolo prima dell'aperitivo. Però noi abbiamo la scuola di Palo del Colle, non ce lo dimentichiamo, c'è anche qua vicino. Però. Sempre di pali. Chiederei ad Azzurra, la nostra conferenziera, e al consigliere Tammacco di fare le conclusioni di questo momento. Non abbiamo moltissimo tempo perché qui tra un po', come voi direte, buona serata a tutti, si scatena un fuggi-fuggi verso l'aperitivo, però che ve ne pare? Che vi è sembrato? Che sensazione? Grazie a tutti. E vorrei ringraziare innanzitutto il sindaco per aver ospitato Conversazioni dal Mare, che fino all'anno scorso si è tenuto a Molfetta. Voglio ringraziare anche tutto lo staff dell'organizzazione. Stasera purtroppo a Molfetta in questi giorni si tiene battiti, molti vanno ad ascoltare la musica, ho preferito venire ad imparare da voi tutto ciò che sta accadendo in questi giorni, e vi ringrazio di avermi fatto questa richiesta di partecipare. Ringrazio la nostra splendida direttora che con grande simpatia, umiltà e competenza ci accompagna politicamente a noi della Regione Puglia in dei percorsi anche innovativi, perché lo stesso Mini Pia è una scommessa che sta facendo la Regione Puglia nei confronti delle altre misure di altre regioni e di quelle nazionali, ed è per questo che tireremo le somme fra un anno, fra due anni, perché è giusto che tutti gli imprenditori, tutte le persone che si avvicinano al mondo del lavoro possano avere un'opportunità. Io ho avuto la fortuna di essere, al di là di consigliere regionale di questa regione, della Puglia, anche per tre anni consigliere d'amministrazione di Puglia Sviluppo. Quando è iniziato il Tecnonidi, quando abbiamo avviato le nuove misure del Nidi, il titolo secondo e così via, e ho potuto guardare dall'interno questa nostra società, questo braccio destro dell'assessorato allo sviluppo economico, che è invidiato in tutta Italia. E per cui spero che stasera ci possa essere tra il pubblico una persona che avrà intenzione di fare imprenditoria, e voi sicuramente l'avrete convinta, e di questo vi ringrazio. Grazie a tutti e buona serata. Allora, mi associo ai ringraziamenti, ma faccio una domanda, cioè dopo l'aperitivo tornano tutti qui, vero? Perché presentiamo le... cioè tornate dopo l'aperitivo, no? Facciamo le interrogazioni dopo. Queste erano le spiegazioni, poi ci sono le interrogazioni. Poi dopo interrogo. Allora, no, io vorrei usare questi tre minuti per raccontarvi una cosa che mi è successa ieri sul treno. Io sono di Roma, quindi sono arrivata anch'io col mare a sinistra. E sul treno c'era questa giovane donna che mi ha raccontato che vive vicino a Bari e che fa due lavori, uno la mattina e uno il pomeriggio, e non le piacciono nessuno dei due, né quello della mattina né quello del pomeriggio, e io le ho detto: perché non pensi di creare una tua impresa? E ha detto: no, in Puglia è difficilissimo, no? E mi dispiace tanto, perché avrei voluto che fosse qui questa sera, perché è molto meno difficile qui che in altre parti, diciamo, di questo paese. Sono anch'io una start-upper, fra le mille cose che faccio sono un'accademica, ma ho creato questa start-up due anni fa che si occupa di servizi di consulenza e formazione sui temi della parità di genere, quindi entro nelle altre società per aiutare a raggiungere ESG, certificazione per la parità di genere, per fare formazione su consapevolezza, e so che nonostante tutto ci sono momenti più facili e momenti più difficili, ma spesso mi si chiede qual è il modo, qual è la leadership femminile, è diversa da quella maschile? Ecco, la verità è che nelle posizioni di potere noi non lo sappiamo, perché il potere si cerca donne organiche al sistema, no? Quindi è difficile che nelle aziende arrivino persone totalmente diverse, ma invece nelle donne che fanno impresa noi lo vediamo che c'è uno stile diverso. C'è una leadership diversa, ed è una leadership che ad esempio si prende cura. Se io sono qui da quando è iniziata questa presentazione delle start-up, e ci sono diversi fili rossi. Il primo è prendersi cura. Alla maggior parte di voi brillavano gli occhi mentre parlavate di quello che fate, lo capisco perché succede anche a me. C'è questo senso di gratitudine, no?
c'è il senso di restituzione al territorio, c'è un senso di comunità. Ecco, allora l'augurio è veramente che, così come è stato fatto fino adesso, le iniziative imprenditoriali, soprattutto delle donne pugliesi, continuano ad essere sostenute. Io ho fatto prima dei 3 minuti, quindi ci andiamo a fare l'aperitivo e poi torniamo, se ho capito bene. Ok, grazie. Via, grazie Azzurra, grazie tanto, ti ascolteremo con interesse tra un po', grazie consigliere, grazie direttora, ma grazie a tutti voi, e il miglior modo per ringraziarvi è l'aperitivo che vi aspetta. Grazie, grazie, grazie.